Ok, quindi ci siamo. È giorno, è mattina, è mercoledì. Sai che io ti odierò per sempre per aver spostato il TG Rob al mercoledì mattino? Ma è un esercizio di stile, Gian. Ma perché? Ma siamo smutati, sì, siamo smutati. Io sì, mi ero smutato. Ok, buongiorno. No, stavo sentendo l'audio doppio, non capivo più niente. Buongiorno! Ciao, Sara. Ma con quale entusiasmo il buongiorno di Sara? Il buongiorno di Sara è abbastanza entusiasmo per compensare me e te. Oh no, eccoci qua. Eccoci. Sì. Ciao Sara. Ciao. Ciao, buongiorno. Saretta. Buongiorno, buongiorno. Quindi abbiamo questa veste rinnovata. Oggi non so perché, ma siamo particolarmente gialli. Io ho la panza fuori, Dio buono, guarda che schifo. Ma anche io sono un po' giallina. Sì, ma non so perché, sempre. C'è qualcosa forse in Stream Elements, non lo so, però vabbè. Buongiorno. Io sono sempre giallo. Eccoci qua. Ah, Luca! Perché non dormi? Più spogliato che mai. Ciao, beh. Luca. Buongiorno, ciao, buongiorno. Luca. Allora. Eccoci qua. Come andiamo? In collegamento con... con la nostra inviata da... Da casa, esatto. Dal bunker. Rino Pellino, il corrispondente da Berlino, esatto. Dal bunker del Goblin, è questo, esatto. Dal bunker ingoblinito, ragazzi. Comunque, sì. Buongiorno, gente. Lady Corvis, come mai così sprint? In effetti, anche noi ce lo chiediamo. Come riesci ad essere così fresca? Sono una commessa, ragazzi. È tutto falso. Hai ragione, hai ragione. Inizia sorrido, ma dentro sono morta. Sì, come tutti. No. Meglio dentro che fuori, come dico sempre io. Gravissimo. Oh. Oh. Comunque è iniziato live train così di prima mattina. Pam, proprio livello 1 quasi completato. Siamo proprio così frezzantini dopo ieri sera, che comunque dobbiamo ringraziare ancora ieri sera. C'è stato, ragazzi, non so che vi è successo, una quantità di sub mostruosa ieri sera. Siamo veramente colpiti e sconvolti da ciò, ma positivamente ovviamente colpiti. Però e sconvolti. Ti posso sconvolgere? Dica. Hai scritto denunzie. Sì, denunzie o querele? No, denunzie, vabbè, denunzie, vabbè. Lasciamo denunzie. Senti, guarda, va bene, queste sono facce. Meglio denunzie che andare in live sul canale di Matt senza saperlo, come è successo ieri sera, quindi. Ah, ecco, ma sai che l'ho sospettata? Sì, perché qualcuno non aveva tolto le proprie credenziali, sai com'è. Purtroppo Matt qualcuno non aveva tolto le credenziali. Abbiamo scoperto un nuovo gioco, Sara. Io faccio Google traduttore e lui farò quello. Che bello, eh? Ah, ok. Sì, oggi siamo tipo... Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla di sicurezza. Luca, per favore, togli la ciambella da di fronte alla camera. 7-3, 7-3, 7-3. Quindi, niente, denunzie e chele, ragazzi. Mm-hmm. Matt, pensavo Simone, no Aqualeto. In realtà, ieri è andata così, perché quando siamo andati in live, mi è venuto questa sorta di tremolio nella forza, ho detto... Però, ma non è che per caso... E quando siamo andati a vedere su twitch.tv, nella home c'era Matt Astley andato live. Ed eravamo noi. Panico. Cazzo, sì. Era solo l'inizio, esatto. Ma infatti ero lì che aspettavo la live perché volevo farvi il ride. E no, ma... ho detto, ma perché Matt? Ma non è fatto la live dalla sala Luxastra dove Matt aveva fatto la maratona? No, disastro. No, ma guarda, lei è un ottimo intuito, signorina Corvis. Ieri sa, sì, ti giuro, sì. Non c'è una cosa che è andata bene nello start della live. Andiamo live, si impalla il PC, riavviamo, attacchiamo lo Stream Deck, si rimpalla la scheda madre, riavviamo e c'è, vabbè, il canale di Matt, cioè, ti giuro, io non so come ne siamo usciti vivi. Però ne siamo usciti, Luca. Ne siamo usciti. D'accordo, più o meno. No, ma come? Ma... Vivi e sbannati, cioè nel senso. Riesco le ciambelle perché tanto lo. No, per favore. Qua c'è una guerra, dovete sapere che c'è in corso una guerra alle ciambelle. Animo. E tu perché sei ancora? Grazie, padrone. Aspetta che ti sento poco perché non voglio far rientrare nell'audio. Dimmi. Eh no, ma tu perché non sei ancora lì se c'è la guerra delle ciambelle? No, ne ho presa una prima. Mentre c'era il countdown, ho fatto A. Perché ieri si parlava della mia modalità A anche. Sì, ho sentito un po'.
Ho anche scritto, è tutto vero. Sì, sì, va, sì. Volete, scritto tutto vero, maledizione, c'ho i testimoni, ragazzi, non va bene. Sì, sì, no, ragazzi, dovete sapere che io una volta stavo mangiando una fetta di torta insieme a Rob, lui stesse, cioè, ognuno la sua, ovviamente. Cioè, mi giro verso i due di lui, lo vedo con tutta la fetta in bocca che va su là. Ah, così. E l'ho guardato, ecco come fai. Beh, sono accuse che io ovviamente dalle quali mi dissocio pesantemente. Ricordiamo che Roberto è uno dei protagonisti del nuovo film Dune nel ruolo del verme della sabbia. Bravo, sono il sandworm di Dune interpretato da me, ragazzi, basta. Si sente eco di Sara? Perché è possibile che c'è eco di Sara? Non lo so. Si sente il mio ego, volete dire? Però vedi che c'è un rientro. Parla. Ciao. Lieve, lieve. Ma è strano, comunque i nostri microfoni dovrebbero essere molto... ma forse questa TV che c'ha una frequenza... Forse qualcuno ci ha scorreggiato sopra. No, magari ero io che sono passato un po' più vicino alla TV per quello. Può essere. Può essere. Può essere, tutto è possibile. TV è potentissima. Madonna, ragazzi. Comunque, recappando un attimino, non so se ieri, Corvi, sei seguito un po' la conferenza. Noi siamo entrati esperti di Forza Horizon ieri sera, quindi... siamo in quella condizione in cui abbiamo capito che Microsoft ha un'esclusiva, la deve flexare in modi proprio estremi, perché tutto è partito da Luca che ha detto: oh, questo mi può interessare. Non è che lo guardiamo, Microsoft l'ha preso proprio sulla parola, che seguivano la live. Esatto, perché seguivano la live di Intel, hanno detto: Luca ha detto che vuole sapere di più di Forza, facciamo un intero showcase di 2 ore circa parlando di quanto è bello il design delle macchine, che alla fine sono auto, cioè nel senso belle, ma belle, okay. Ma che è questo odore di cadavere? È il tè? È entrato Simone? No, Simone non è ancora svegliato, non credo si sia ancora svegliato oggi. Guarda, io mi sono svegliato alle 8:15, ho posto la mia mattinata a scrivere mail di lavoro, una carima, eccetera, e poi sono venuto qua. Brava, vabbè, Luca, professionali, ragazzi. Curare! Bisogna. Siamo fatturare. Sempre qui per questo grande, unico e ambivalente motivo. La figa è fatturata. E no, io invece stamattina sono stato svegliato dal dolce suono delle mie 12-5-6 sveglie e Morgana che era in fase... Morgana top sveglia. Sclero. Cosa volevo dire? Ah, piccola curiosità, la voce di Google Traduttore, quella di Alessandro Germano, ovvero la voce di Todoroki di My Hero Academia, mio vecchio amico. E, bene. E ho le mie flash news, che oggi sono gravine. Sono grevi? Oh no. Sì, tipo... Grevi gravi? Tipo, notizia proprio della mattina. Mi sono svegliato, ho aperto un attimo YouTube, ovviamente con gli occhi mezzi chiusi e le bestemmie in corpo. Notizia che dice... Arrivo, la devo recuperare. Lo stato della California ha registrato nuovi cazzi per la causa legale contro Activision Blizzard, spiegando che credo il reparto pubbliche relazioni comunque non soltanto ha fallito nel rispondere alle richieste di documentazione, roba del genere, quelle tipiche, quelle stesse che ha dovuto fare Sinatra, ma a quanto sembra ha anche trattenuto, cancellato email, oltre ad avere messo nel tritacarte documenti riguardanti le indagini. Grevezzi! Raga, allora è successo qualcosa di brutto. E il fatto è che io dico, cioè la gente mi dice no, questo è tutta Blizzard, non è Activision. Raga, qui è Activision anche. Qui è Activision ed è tanto Activision, perché Blizzard è riuscita a mantenere la sua integrità finché c'era il vecchio presidente, che era uno dei fondatori di Blizzard. Andato lui, Activision ha preso molto più la palla al balzo. Warcraft 3 Reforge, perché è andato così di merda? Perché Activision ha detto no, raga, monetizziamo tutto. Voi dovete farlo uscire tipo adesso. Ma non è pronto. Noi Blizzard abbiamo sempre fatto uscire i giochi quando erano pronti. Ma a me non me ne frega. Ma a me non me ne frega un cazzo che il gioco non è pronto, voi lo dovete far uscire. Noi siamo Activision, io Activision, cioè, veramente ti sto odiando. Non so che cosa potremo vedere. Ho letto però una notizia che non farà piacere riguardo Blizzard. Hanno detto che tutti i giochi in sviluppo sono fermi da mesi in Blizzard. Ah, fantastico.
tutti Diablo, Overwatch 2, espansioni varie, aggiornamenti di Hearthstone, è tutto fermo perché c'è la causa in corso, non stanno né toccando i social né lavorando sui giochi. C'è una voce molto brutta da insider a quanto pare dell'industria che vociferano il fatto che nel 2022 Blizzard chiuderà, perché stanno facendo una sorta di reimpasto interno per ripulire l'immagine. Quindi l'idea sarebbe, ovviamente ragazzi prendete questa notizia con le pinze, stanno cercando di, cioè chiuderebbero Blizzard per reimpastare gli studi creando nuovi nomi, cioè fare sì Blizzard, però che so, Pinco Pallo Studio, Gesù Studio, Adolfo Studio, che in realtà sarebbero sempre lo stesso ma con nomi diversi per resettare un po' la situazione. Questa è la voce che sta girando. Beh sì, alla fine si avvicina un po' alla previsione che avevamo fatto noi, del tipo che o chiude o o esplode, non lo so. No, l'unica alternativa era che letteralmente si distaccasse da Activision e repulisti in generale, con magari il ritorno di figure di una certa rilevanza che hanno fatto grande Blizzard, non dico Jeff o Ben Broad, però appunto il vicepresidente, cioè l'ex vicepresidente, l'ex presidente, persone che hanno appunto reso Blizzard quello che è oggi, perché letteralmente ha perso l'identità, è uno scheletro vuoto comandato dall'Activision così. Perché se non c'è un'identità o comunque una direzione anche artistica dietro i progetti, comunque sai la roadmap, che cazzo si può fare? Cioè l'unica roba che c'avevano adesso in ballo era appunto Diablo 2 con la remaster, che a quanto pare è stata anche apprezzata. Tu l'hai giocata? È bellino, no? È bellino, sì, mi è piaciuto tanto. Sarebbe bello vedere una direzione mirata esclusivamente ai videogiochi invece che alle cause legali, quindi spero che questa roba qua vada nel verso giusto. Sicuro adesso tanto Activision, ragazzi, per cosa fa cioè, scusate ragazzi, ci sono anch'io, per cosa farà parlare di sé ora Activision? Per Call of Duty Vanguard e per l'anti-cheat. Quindi immaginatevi che stanno promuovendo e pubblicizzando la presenza di un anti-cheat come se fosse una roba incredibile. Sì, e non gente dovuta ovviamente... soprattutto. Come? E non dovuta, cioè cazzo. E non dovuta, deve essere la normalità. Sì, dovrebbe essere la normalità l'anti-cheat, ecco, lo stanno provando e stanno in qualche modo deviando l'attenzione dicendo sì, ok che ci sono le cause legali, però regà, Vanguard ha l'anti-cheat, rendetevi conto di come cazzo stiamo messi. sì, ci sta? Bello, bello, Bellino, bellino. Che brutto, adesso la giro anche a te, posso, Sara. Non posso vedere le tettone. No, ma che tanto vi la giro anche a te perché comunque ti riguarda. Ok. lo giro direttamente nella chat che abbiamo. L'altra notizia, che in realtà è notizia di settimana scorsa e mi sono dimenticato di... No, ho sbagliato. F. Dicevo, mi sono dimenticato di parlarne settimana scorsa, ma... brutte cose sono successe in bravo, te lo volevo dire tantissimo. Si può dire, l'ho fatto in automatico, però era tardi. Riguardanti la redazione di Eurogamer. In Italia? Sì. Ah. Perché a quanto sembra una dipendente, una redattrice di Eurogamer ha portato una lamentela bella forte, perché lei, oltre a essere redattrice di Eurogamer, faceva anche tipo fotoset di intimo. E persone abbastanza in alto di Eurogamer avevano preso, diciamo, le sue foto, se le condividevano, facevano proprio cose brutte. Non ai livelli di Blizzard, ma comunque è roba che non fa stare a proprio agio un tuo dipendente e non lo fa sentire appunto un redattore, ma appunto una femmina per il solo scopo di compiacere l'uomo. Il punto è che poi, a quanto sembra, le hanno fatto abbastanza pressioni psicologiche da dover rilasciare una dichiarazione palesemente scritta dalle mani di un avvocato, dove praticamente tutto quanto si risolveva. Non è che sono cose belle. Cioè veramente tutto il mondo è paese su sta roba qua, è una tristezza. Ma sapevo anche una roba, non so se è vero, ovviamente l'ho letto in uno di quei post denuncia, dove una foto di lei in bikini era stata messa come immagine
della chat di gruppo delle persone, della redazione, una roba del genere. Che sì, poi tra l'altro lei... era una foto privata, non era manco sui social, una roba del genere. Sì, esatto, cioè erano foto che lei aveva fatto per lavoro dopo che aveva annusato che in Eurogamer questa cosa non piaceva, lei praticamente ha smesso di fare quel tipo di foto. Mm-hmm. Mm-hmm. E comunque loro hanno continuato a... fare i simpaticoni, dici, come Roma. Beh. Ora, io ho amiche che fanno, che hanno OnlyFans, che fanno foto di intimo, foto di nude, roba del genere. Ma farci tutti quanti una bella valangata di cazzi nostri? Già, vero, è difficilissimo, sembra. Mm? No, è mai. Siamo di un egocentrico, di un egotista e di un egoista che porca puttana, che fastidio la gente. Vero. E poi, una notizia un po' più bella, ho visto il lungometraggio animato di The Witcher. Ah, che quello com'è che si chiama? Dio. The Qualcosa of the Wolf. Sì, che è quello col tizio col capelli. Con Vesemir. Ok, sì, da giovane però mi sembra. Porca puttana, che bello! A parte che è animato dallo studio Mir, ovvero lo studio di animazione che ha fatto Legend of Korra. Però è molto, molto, molto carino, cioè... il doppiaggio italiano è fatto bene, le animazioni sono qualcosa di incredibile e il character design è figo. Sono molto docciotti alcuni personaggi. E, The Witcher Nightmare of the Wolf, grazie Matteo, è molto molto carino. Ma hanno detto che è una sorta di prequel per la seconda season? Sì, okay. Cioè perché Vesemir chi è? È praticamente colui che ha addestrato, sì, Geralt, esatto. Che noi nei giochi e simili lo vediamo con i baffoni a manubrio, sembra Macete, esatto. ma occidentale, no, certo. Non messicano. E, questo qui è quando Vesemir era giovane. Sì. E diciamo le origini di Vesemir e come mai ci sono così pochi Witcher adesso. Sì, 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 sì. Ed è molto molto carino. Sì, Studio Mir per reale. Lo Studio Mir può animare uno sputo che scivola sul muro per due ore. Io lo guarderei. come si dice, un simpatizzante, insomma, dello studio. Adoro il loro stile perché sono riusciti a creare quel giusto equilibrio tra animazione orientale e animazione occidentale. Lo studio è coreano. Che mamma mia quanto sono bravi. Ma il tizio che fa i segni senza il braccio dice: no, io ancora non ho visto, fatemi spoilerini, no, please. C'è un Witcher a cui manca un braccio, tutto qua. Ah, ok, va bene, allora. Acqua frizzante, un anno. Ieri pensato un po', c'era un ragazzo che si era sabbato per 29 mesi. Mamma mia, raga. Cioè, due anni qualcosa. Wow. Eh sì. Figo, ma mantiene gli stessi problemi della serie. Cioè, a parte, vabbè, che non hanno gli occhi da gatto i Witcher, che vabbè, quello lì anche sti cazzi. Ma quali problemi? Solo amore per Luca? No, Luca! Oh. Luca era questo Witcher dai capelli rossi, super figo, super gay. E... no, Luca era bellissimo, ha detto no, dai. Era gay. Sì, e adesso... lei. Purtroppo no. No, ma con lei Wulong di Tekken. No. No, con lei Wulong. Con lei Wulong. Ma Wulong. Ah. Come and get some. Bellissimo. Potrebbero animare una paperella in una vasca, sarebbe comunque un capolavoro. Sì, beh, hanno animato le Feeble Toddlerluck, ovvero in Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria, Legend of Korra. Gli animali non sono animali e basta, sono sempre fusioni di animali. Quindi ci sono le tartarughe leone, ci sono i lemuri pipistrelli e ci sono le papere di tartaruga. E sono delle papere con i capace della tartaruga. Ma che cazzo, tartapapere. Sono super carini. Scorsa volta non ce l'ho fatta, ma oggi mi sono messo a svegliare e mi sono riuscito a svegliare proprio per seguire la mia fonte di informazioni preferita. Wow. Hai capito, visto? Guarda, Renanter è uno che ne sa. Vedi, bravo ragazzi. E comunque Gian, io voglio tipo un canale lo-fi con tipo i cavoli che rotolano giù per una rupe, qualcosa del genere. I miei cavoli! Visto che il signor Ciniti non me lo vuole dire, ma Leo adesso effettivamente è parte del progetto, è stato solo un ospite effimero come Fra Frog e Maurizio. Allora, effimero è un yeah, dai, cioè, povera Francesca, povero Maurizio, e povero Lorenzo e povero Mark. Poveri tutti quelli che hanno partecipato. Ma sicuramente meno poveri di me. Chi è Leo? E Leonardo Bru. E che io ancora non l'ho conosciuto. Quindi. Ma il fatto, ragazzi, che quando vedete delle persone che magari appaiono una volta, due volte,
sono ospiti, sono persone che conosciamo, sono persone che collaborano, sono persone che hanno a che fare col progetto, ma non vuol dire ma colleghi, magari che uno amici. Poi si sveglia alle 8:30 del mattino, viene qua tutto il giorno a fa cose. E raga, elasticità, no? Dico, esatto. Tutto qui. Sono persone che noi abbiamo piacere a coinvolgere, che magari avremo piacere a ricoinvolgere, ma con calma. Il Witcher migliore, sì, è il nano senza braccio che spara incantesimi dal braccio che gli manca. Sì, sì, nano spara incantesimi. Beh, non è nemmeno non sensato, se ci pensi. Cioè, vedendo tutto il concetto delle terminazioni nervose che comunque il nostro cervello manda i comandi, sì. È il motivo per cui funzionano le protesi odierne per braccio, e anche il concetto del dolore fantasma, cioè ci sta che uno anche senza un braccio, visto che si parla di magia, sì, possa mentalmente riuscire. Lui, io faccio questo gesto anche se non ho il braccio e magari la magia funziona, cioè è figo come concetto. Ho scelto di fare una versione parallela senza coincidere né con i libri né con i videogiochi, ma sinceramente in una serie che si basa sulla discriminazione non riesco a sopportare la gente di colore che non subisce nessun tipo di discriminazione, ma per nascondere il razzismo del nostro mondo sotto il tappeto. Questo parla di The Witcher, forse? Sì. Okay. Il fatto che si basa sulla discriminazione nei confronti dei Witcher, non per forza nei confronti delle persone di colore, è il fatto che abbiano voluto scegliere di creare un mondo multietnico, dove però non è il colore della tua pelle a renderti discriminato, ma appunto diciamo la caratteristica, come in questo caso sì, l'essere che rappresenti, ovvero i Witcher, sei un mezzo mostro. Sì, i Witcher sono degli esperimenti alla fine comunque, sì. Sono e, cioè, a me non ha dato fastidio, io non ho detto un cazzo di The Witcher, quindi sono l'ultima persona che può parlarne, ma forse proprio perché non ho dei preconcetti o comunque una conoscenza pregressa, mi posso permettere di godermi l'opera per quello che è. Non sto snaturando, svalutando il tuo pensiero, perché anch'io ci sono magari opere che escono di cui io sono estremamente ferrato prima dell'uscita, che dico sì, però porca troia. Quindi tutto qua. Tu, Crovus, hai giocato i The Witcher? Ho giocato il primo e mi è venuto mal di testa. No, ma il primo non va giocato. Il primo non bisogna. Ma allora legno. Scusa, perché si chiama 1, 2, 3? Allora non sono andata avanti. Perché il mio concetto è: se non riesco a giocare il primo, allora non gioco neanche il 2 né il 3, perché non ci riesco. Invece c'è chi comincia dal 6, dal 7, non si fa problemi. So che non c'è il 6 o il 7, non specifichiamo, non facciamo mansplaining. Però no, ho provato un pochino il 3, ma semplicemente mi sono trovata catapultata in un open world, ho detto ah, ma tanto non c'ho tempo, disinstalla. Bello, catapultata in un open world, sì. No. Magari no, beh, però cioè vabbè, i videogiochi fanno un buon lavoro anche per rappresentare più che altro il mondo di The Witcher. Il fatto che The Witcher come RPG è magari diverso da quello che uno si può aspettare, perché per quanto sia un fantasy prende a piene mani da anche le problematiche sociali, cioè quotidiane, c'è cioè, in mezzo alla politica, la corruzione, gli interessi, ci sono tante cose che comunque a volte sono anche difficili da comprendere, a meno che non conosci già la lore dietro magari i libri o dei nomi, fazioni, roba del genere. Però devo dire che è una ventata d'aria fresca, oltre al classico gioco fantasy, perché è fantasy, capito? Che è la classica cosa del cavaliere che va a fare le cose da cavaliere. Quindi ecco, la parte diciamo nascosta, quindi tutto quello che muove, i motivi per cui la situazione nel mondo di The Witcher è quella che è, quindi che ha a che fare con la politica, gli intrighi eccetera, è tanta roba, che è un pochino come quando uno si appassiona anche a Game of Thrones, no? Cioè, cosa che ti fa muovere in Game of Thrones? È il mistero, le mosse dietro, le leve che contornano comunque tutta la trama eccetera. Ah, ecco, questo accento su questa realtà qui, a mio avviso, cioè poi a me che sono uno che diciamo interessato verso questo genere di cose, mi piace proprio questo aspetto di The Witcher rispetto magari a un andiamo a uccidere il drago, capito, e basta. Quindi Oscar, prendi la mia mano e se invece non voglio farlo ti ucciderò ora, hai capito, riportiamo in vita i draghi, così è paride. Ma è anche bello comunque respirare un'atmosfera di fantasy un po' diverso dai soliti canoni. Perché fantasy, ma fantasy ormai la... è talmente tanto vario, Sara. Abbiamo il dark fantasy alla Berserk, abbiamo il light fantasy alla Signore degli Anelli, Dragon Age. Anche se Dragon Age, proprio come The Witcher, è un fantasy un po' più sporco,
dove in Dragon Age si gioca molto con il concetto di demoni, di demoni dello spirito, proprio tipo c'è cioè il demone della lussura, il demone dell'acidia e simili. E c'è il demone Ciro. Magari ci fosse il demone Ciro. lascia fare che il demone della lussuria. In The Witcher allo stesso modo, ma molto più appunto sulle brutalità dell'individuo, dell'umano. Cioè, in The Witcher, da quello che sono riuscito a intuire giocando appunto a The Witcher 3 e guardando la serie, è i mostri. I veri mostri sono quelli che spingono l'essere umano a essere il vero mostro. È molto interessante come concetto. Quindi, poi vabbè, abbiamo il Signore degli Anelli e abbiamo tantissime altre saghe fantasy, più per giovani, più per adulti, più volgari, più pulite. Quindi è talmente tanto vario ormai il genere fantasy, un po' come lo è il genere supereroistico, che negli ultimi 20-30 anni si è evoluto in mille maniere diverse, che è difficile ormai riuscire a inquadrare in fantasy in una maniera molto, molto chiara. Hai sentito chi c'è? Chi c'è? C'è Iman! Iman! Iman, rispondi? No, start ed eri impalato! Bellissimo! Ah. Iman è un'altra cosa fantasy. Hanno riscattato un uno, due, tre. Con il lag mi fa ammazzare, c'è il laghettino. Bellissimo. No, vabbè, comunque. Adesso vediamo sta seconda season di The Witcher, perché Henry Cavill lo vedo sempre più convinto. Henry Cavill è preso benissimo. Ma avevo visto quando durante un'intervista ha cicciato fuori un pezzo di Lord di Warhammer. Sì. Che ovviamente l'intervistatore non ha capito. Però ha detto: ah, guarda, quel lampadario sembra. Non mi ricordo che cazzo di roba. Questa stazione spaziale brutale. Che devo infognarmi. Ho paura di infognarmi in Warhammer. Me lo ammetto. Warhammer è molto Warhammer o Warcraft? Che no, Warhammer, lui gioca un botto Warcraft. Warhammer è molto interessante. Che è infognato anche in quello. È molto bello, soprattutto il 40K. Black Fortress, che cos'era? E ti devi, cioè, sì, una volta che ci entri dentro, anche se non giochi a Warhammer 40K, perché comunque richiede tanto, la lore ti intriga. E no, invece Henry Cavill, ma io, cioè, mi sa che la mia celebrity videogiocatore preferita rimane Jamie Lee Curtis. Ah sì, me l'hai detto, sì. Per via dei... Lei è più wholesome. È andata all'Evo vestito da Vega. Che bella. È andata all'Evo vestito da Vega e ha pure giocato. Che lei è main Cammy. No, invece, sempre a proposito di Netflix, sono uscite le prime foto del live action di Cowboy Bebop. Ho visto, sì. Sono tiepidamente interessato. Io sono sospettosamente curioso. Cioè, rimango sospettoso, rimango diffidente. Però perché da quello che, cioè, per come li ho visti, cioè, mi dava l'impressione di un fan film. Però un fan film fatto da gente che veramente ci tiene. Perché il cazzo, il costume di Spike è uguale. Sì, 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 no, ma ci sono anche Jet è bellissimo. Ma anche se tu vedi la fotografia, tipo la foto dove lui è seduto tipo alle spalle così, ci sono dei dettagli che sono proprio presi paro paro all'animazione. Non lo so, perché insomma il problema di Netflix a volte quando tenta questi colpacci è che va ma non va fino in fondo. Tu non so, Corvis, se hai visto il film quello dei tizi immortali, che ci stava anche l'attore italiano, adesso mi sfugge il nome. No, forse me ne parlavi, però. Sì, forse qualcuno in chat lo scriverà magari. Che The Last Guard, dove c'è anche, se non sbaglio, la Kidman. E ci sta un attore italiano che è Luca, non mi ricordo. Vabbè, un attore italiano. Argentero? No, scusami, non è Luca. Quello che ha fatto lo zingaro in Marinelli. Marinelli, brava. Quello è un bel film, c'è un bellissimo concept. C'è Luca Marinelli, io non lo sapevo. Sì, c'è Marinelli là. Che fa pure, vabbè, non posso dirlo, che sono spoiler, però vabbè. Il film. Dopo Gigi Robot sono molto simpatica nei suoi confronti. Sì, no, ma il film ha un bellissimo concept. È buono, ma classico da Netflix, non va fino in fondo, cioè non sfrutta appieno la figata che ha in mano. Ah, è Charlize Theron, sì, scusami, hai ragione, Charlize Theron c'è, Veronique. Allora devo guardarlo. Sì, Charlize Theron è praticamente il capo di questa cricca qua, lei. Quindi comunque, tu vedi il film, dici, cazzo è figo, vai, arriva un punto, e poi fa la Netflixata del, ti faccio vedere tipo l'80%,
e poi mi fermo là. E tu dici, cazzo, avevi in mano un concept di Cristo, ma spingi, vai in fondo. E no, e poi ovviamente fanno il finale apertissimo per un eventuale seguito che probabilmente non arriverà mai. Io dico, però cazzo, ma fammi qualcosa che mi fa dire, grande, ce l'hai fatta. E mi dispiace solo questa roba qua, perché il concetto di questi immortali, eccetera, è fichissimo. Quindi dagli un'occhiata, perché secondo me ti piace come film. Che bello quando mi chiamano per darmi lavoro. Ah, ecco. Che bello. È come tipo io che aspetto un cliente che mi chiama e mi dica: ehi, ciao, ti ricordi che ti devo questi 24.000 euro? Quanto è bello quando ti arriva un bonifico? Porca puttana, va, mi arrivasse il bonifico adesso, tutti qua li vado a cercare. Mi ciao, dissocio Nick. Su Twitch. Le scene d'azione sono ben concepite, ma non ben girate, a mio parere. In che cosa? È Last Guard, stavo parlando di cosa. Ah, sì, sì. Ho paura dello stesso effetto di Last Guard per Cowboy Bebop. Cioè, di Old Guard, dici? The Old Guard, sì, scusami, è vero. Perché Old Guard, dicevo, come che alla Corvis è un bellissimo concept, c'è un'idea forte, però non vai fino in fondo nell'esprimerla, cioè arriva un punto in cui lì non so se è colpa di Netflix o magari incapacità del regista. Sì, beh, comunque parlo di Netflix, alla fine è una produzione Netflix, quello sicuro, quindi, ecco, in generale è quello, quindi spero che in Cowboy Bebop diano, diciamo, anche l'attenzione giusta ai fan della serie, perché sappiamo che i fan di Cowboy Bebop, ragazzi, sono maniacali. Guarda, cioè non puoi. Una delle foto è quella di una chiesa, ed è letteralmente la chiesa dell'episodio 5, Ballad of a Fallen Angel. Infatti quando l'ho visto ho detto no. Quindi secondo me Cowboy Bebop, la serie Netflix, potrebbe ricevere un trattamento alla Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, ovvero molto citazionista, cioè letteralmente inquadrature uguali alla serie, sì. Ma in cui ci si è presi una certa libertà per rimaneggiare un paio di cose per rendere quella che era una trama in 26 episodi più un film, qualcosa di magari più breve, più sintetico. E vedremo, però, cioè, diciamo che mi dà proprio quella sensazione di c'è gente che conosce e ama Cowboy Bebop, che ci lavora dietro. Non vuol dire automaticamente che sarà un bel prodotto o che sarà un prodotto fedele a Cowboy Bebop, ma ci sarà quel giusto, quella punta di rispetto, che è quella punta di rispetto che avevo visto anche nei film di Resident Evil, nei primi due, sì. Perché nei primi due c'erano, prima di andare a puttane, sì, c'erano proprio delle inquadrature uguali a delle cinematiche del gioco. Sì, 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 proprio uguali. Il citazionismo, cioè il fatto che a volte certi registi sanno alcune cose che stanno facendo, ma poi magari durante un'intervista ti dicono: no, ma io non sono un fan della serie, ma l'ho detto di fare così, l'ho fatto. Ecco, io spero, basta, smettete di deluderci da questo punto di vista, vi prego. Ho spedito un libro fatto a mano da Fantasia Storm, non so se vi è arrivato. Ah, sì, è quello lì? Quello lì. Ah, è arrivato. Lo mostriamo adesso. Questo qui? Questo qua con il corvetto? Credo di sì. Sì, credo sia quello là. Ed è un libro pieno, un libro vuoto, è un libro vuoto, però belle le pagine, guarda figo sul lato. Sì, 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 non è bellino, è bellino, si può dire che è bellino. È una sorta di agenda tipo. Da... Sì, ma sembra proprio tipo vecchio libro. Ci facciamo un diario di bordo dove scriviamo le cazzate che fa Simone, tempo un giorno, è compilato. Diventa tipo compilate le smemoranda che avevamo alle medie, tipo alte così perché erano piene di adesivi. Esatto. Oh. Con la stile grafica è anche peggio, quanto hai ragione. Beh, voi andate avanti, io leggo. Ok, lui legge. Tipo Death Note, che è stato un film di merda, di gente che non ha azzeccato. No, beh, Dragon Ball Evolution. Ma ti immaginati. Cazzo, Dragon Ball Evolution, quello sì che era terribile. Ogni tanto provo a dimenticarmi che esiste. Cazzo, ma io poi avevo letto un'intervista al regista, detto che lui non aveva mai guardato Dragon Ball. Ma tu immaginati riuscire a schivare Dragon Ball, devi essere proprio uno che abita in una casa di montagna, ma senza... Ma guarda che... Allora, non so se è americano o cosa il film, penso di sì. Sì. Dragon Ball in realtà in America è arrivato solo lo Z. Il primo Dragon Ball, quello con Goku bambino, è arrivato solo di recente in realtà. Quindi loro non sapevano di tutto ciò che era successo. Cioè, Dragon Ball, loro non lo conoscono per come è stato concepito.
Madonna mia. Grazie. Quindi secondo mille, me lui Flavio. Si è letto tipo una trama su Wikipedia, qualcosa del sì. genere. Tipo, so che c'è Goku, so che c'è il nonno muore, ma non è suo c'è nonno. C'è sto nemico verde. Il regista aveva detto, io non sapevo niente sì, di sì, Dragon Ball. Prima ma perché di... vieni sì, assunto? Sì. Cioè, qual è la dinamica che tu durante l'assunzione da parte di Hollywood ti dicono, c'è un film di Dragon Ball, lo vuoi fare te? L'hai visto Dragon? No, perfetto, sei assunto. Cioè, non gliene fregava niente, cioè palesemente lui era, lavoro sì. Per favore. Però capisci che quando tu dirigi un film non sei tu e basta, c'hai la crew, ci sono le cose da mettere in linea, ci stanno le scenografie da creare, cioè è questo che a me fa impazzire. Comunque la macchina Flavio c'ha un messaggio molto carino che c'è dentro. Molto carino. E no, ma capisco quello che stai dicendo, hai assolutamente ragione. C'è una macchina dietro che mi fa impazzire perché io dico, pensa che stanno facendo Death Note 2. Oh no. Non hanno imparato. Sì, trash. Minchia che trash però. Cioè c'è la scena dell'inseguimento di Ella e Kira del film in cui letteralmente, se tu riguardi quella scena, stanno scappando in cerchio. Perché, perché Light fa solo svolte a sinistra. Cioè bello. Fa solo svolte a sinistra. Quindi stanno girando in un quadrato. Che siamo a Torino? Sì, tipo in un isolato così si inseguono. Saranno probabilmente nei quartieri spagnoli, ragazzi. Non so, me lo vabbè. Sono dimenticato tipo tutto il film ormai. No? Tu conta che io non ho mai guardato Death Note, ho guardato il film. No, vabbè. E anche a me fa schifo. Ma allora, cioè, io non ho mai finito di guardarlo in realtà. Sia l'anime che il manga mi sono fermata tipo a metà. me. Ma... il fatto è che, esempio, sono... vabbè, io l'ho sempre detto, io sono di quelli che più mi parli di una cosa, io meno la guardo, no? Mm-hmm. Quindi Death Note fa parte di questa roba qua. La gente mi ha allappato i cosiddetti. Guarda Death Note, quadre... e io sono lì e dico, oh no. Quindi io, quando la gente smetterà di parlarne, si dimenticheranno un po' come è stato con Devilman, allora lo guarderò. Guarda, Devilman ti è piaciuto però. Sì, esatto, ma l'avevo visto quando ero bambino, i primissimi Devilman degli anni 90, di una violenza inaudita. Il Crybaby, tanta roba, infatti lo consiglio, perché il Crybaby è, a mio avviso, è disturbante. Cioè, è disturbante veramente tanto, però... è fatto bene, cioè a è veramente me, ben a me fatto. Dispiace per chi si è fermato a dire ma è disegnato di merda quando non è disegnato di merda e no, lo ha, so, non ha so, uno no, stile non, particolare non lo penso assolutamente perché lo stesso studio di animazione ha animato anche una roba super drammatica e aveva i disegni che erano uguali però quello vi è piaciuto, non so come mai. Io vorrei vedere Devil Lady comunque. Death Note è stato uno degli anime più influenti degli anni 2000 e questo è innegabile e a me è anche piaciuto, certo la seconda metà un po' scende però non ho niente di brutto da dire su Death Note, cioè ho qualche rimostranza e qualche critica ma non diciamo sull'opera originale. E Nick diceva sì come Shyamalan che dice di avere visto l'ultimo dominatore dell'anima per favore. No, no, secondo me l'ha visto perché la figlia era una grande fan dell'ultimo dominatore dell'aria, solo che non gliene fregava un cazzo, cioè nel senso considerava le sue idee sì. superiori a quelle dell'opera originale. E diceva no, secondo me sì, devono fare questo. Shyamalan, tu di tutto non lo sopporto. Sì, perché quando vedi comunque queste cose, anche appunto l'ultimo dominatore dell'aria, e io non sono un fan della serie perché devo ancora vederla, ripeto, però ci sono quelle, quando tu guardi magari il trailer, quando vedi, ci sono delle scelte che ti fanno dire, cazzo, ma sta cosa l'ha azzeccata, che so magari la scelta dell'attore in un film, quella determinata mossa, quella determinata inquadratura, come ad esempio capita nei Resident Evil. Il problema però però è che... Che è successo? Se vuoi vedere Crybaby parti dal fatto che non devi collegare come corrono loro a come corrono gli Scooby. No, è vero. Madonna, è vero. E quindi comunque tu dici, cazzo, ma hai fatto sta cosa bene, ma perché poi ti sei cagato in mano, ti sei preso a schiaffi? Che è bene o male quello che succede quando vedi questi film fatti da sedicenti registi che hanno in mano un brand, come ad esempio La Maledizione di non riuscire a fare mai un film decente da un videogioco. Perché? Che c'è l'aspettativa e c'è la realtà. È un classico questa roba qui. Vero Tekken? Uff! Che brutto, madonna. Però allora, piano ci si sta avvicinando al fare un film tratto da un videogioco decente. Eh sì, piano piano. Cioè, sì. È arrivato prima Takashimik con il film di Phoenix Wright, che però è un film giapponese, è molto, molto bello. È molto caduccio. Poi hanno fatto adesso Mortal Kombat, è carino. E non è ancora incredibile. Esatto, però è più fedele magari nella visione del... I primi 5 minuti di quel film sono più belli di tutto il resto del film.
Cos'altro è uscito tratto da videogiochi che dicevi non è male? Ghost in the Shell secondo Sonic. Me è un... Sonic, ecco sì, Sonic tanta Sonic roba. Era molto caruccio. Sonic era veramente caruccio. Ricordiamoci che nel 2020 ha rischiato di essere uno dei due film in concorso agli Oscar. Solo quelli. Madonna mia. Ne abbiamo parlato tipo 5 minuti fa, Pollo Pazzo. Madonna. Assassin's Creed, allora... Devo dire la verità, io sul film di Assassin's Creed, io al tempo ero un fan sfegatato di Assassin's Creed, ero anche stato invitato all'anteprima al cinema a porte chiuse per la stampa di Assassin's Creed. Non era un periodo bello per me quello, tipo stavo facendo couchsurfing e avevo dormito 2 ore, mi sono addormentato durante la visione di un film che comunque contavo di vedere e aspettare. Ero di fianco a Andrea Belushi, no, Mattia Ferrari nel Movie Productions e Victor Laszlo e io lì ci credo. Mi sono detto qualcosa di sorpreso e quindi titoli di coda, non lo so, scusa Ubisoft. Detective Pikachu è bellino. Detective Pikachu, cioè non male, non mi ha detto un granché. Vabbè, simpatico, non blasfemo, ecco, mettiamola. Sì. Almeno non fa schifo. Sì, cioè nel senso non mi ha fatto né caldo né freddo, ma non mi verrebbe da dire che è brutto o minchia che figata, cioè mi ha lasciato proprio indifferente. Beh, Dead or Alive era un gran bel film. Ma da un libro invece ci siamo ancora lontani. Ma un libro? Fight Club, Signore degli Anelli. Vabbè, ma in generale il grosso problema a mio avviso della questione è il libro film, che tutti dicono mi ha deluso perché il libro era diverso. Ragazzi, bisogna intendere che il libro fa anche... Cioè, il problema dei libri è che ognuno di noi interpreterà il libro secondo la propria mente. Quindi ovvio che sarà sempre diverso dal risultato finale. Se io mi leggo magari il Signore degli Anelli, mi immagino tutti come dei personaggi di Roblox e poi vedo come cazzo si chiama, interpreta Bilbo Baggins e compagnia, che è un attore, io lo voglio quadrato, rimarrò deluso perché le mie aspettative in testa sono completamente soggettive in base anche alle mie esperienze rispetto a quello che sarà un risultato finale. Ovvio che se poi prendiamo magari una cosa come oddio mio raga, scusate, oggi è mattino, non contento, quello del la Battle Royale con la tipa che Hunger Games, ecco, io ho letto il libro il giorno prima di guardare il film e a tutti gli effetti ci sono delle scelte che io non ho capito, come ad esempio delle scene che per me erano molto più profonde, che nel film vengono proprio toccate di sfuggita, e scene completamente inutili nel libro, che sono, cosa ne so, prendeva la zuppa e la beveva lentamente gustandosi ogni cosa, che tu dici ma perché questo nel film ci hai messo mezz'ora a farlo e invece in un discorso cardine le affronti in un minuto? Giusto, sta ti roba devo qua. Mettere in una stanza chiusa ermeticamente con Giada per parlare di Hunger Games? No, beh, però è un esempio generico, no? Quindi ovvio che ognuno, soprattutto nei libri più impegnati, più dettagliati, per esempio It di Stephen King, ognuno avrà sempre la propria visione, ci sarà quello che dirà che è deluso e quello che dirà invece che è contento di quello che vede. Purtroppo riprodurre i libri, ragazzi, è come dire a un cieco parlami dei colori, è la stessa cosa, anche, non puoi farlo. Anche Grande Gatsby era bello. Cioè, sì, Gatsby non era male. L'ho anche La leggenda del pianista sull'oceano. La leggenda del pianista sull'oceano è un film ed è tratto da un libro, 900, ed era cazzo bellissimo, uno dei miei film preferiti. E, un altro che ho letto, scusami. No, figurati. No, un altro libro che ho letto di cui poi ho visto il film, molto fedele, è Il Profumo, molto bello. Ah, Profumo. Molto peso. Sì, ma bello, io l'ho visto e ho detto libro... basta, grazie. No, è bello perché il libro è tutto descritto con gli odori, non con quello che vede il protagonista. È stranissimo. Che roba! Però sì, è un po' peso. Sì, esatto. Ma Profumo era quello del tizio che uccideva la gente. Sì, per estrarne i profumi. Uccideva le tipe per estrarne i profumi. Sì, ok, ma se un personaggio viene descritto come bello, molto bello nel libro, nella serie vedo Robert Baratheon che si ingozza. Vabbè, ma era bello da giovane, poi diceva che era si era lasciato un po' po' andare. Più wide. Comunque, se vogliamo citare un altro film tratto da un libro, cioè abbiamo Il Padrino, che letteralmente il film se ne va a fanculo rispetto al libro, però è bello. Sì, si può fare, cioè è una cosa che si può fare, secondo me. Se lo fai bene, bene, se no, aia. Se no ti etichetteranno sempre come è andato lontano dalla trama del vivo. Beh, tu prendi l'esempio, uno degli esempi scandalosi più recenti è stato Game of Thrones, che lo stesso scrittore
ha detto no no, ma io quando deciderò di scrivere i libri non sarà assolutamente così, quindi sono proprio le, è ovvio, avrà visto il finale, ha detto però c'è anche lì i sceneggiatori che hanno detto no, andate tranquilli, ce la caviamo con un episodio e mezzo, sto scherzando, lo so che non è un episodio e mezzo. Anche lì, ragazzi, alla fine quello è arrivato al pubblico. Te lo prendi tutto, ma proprio tutto te lo pigli. Auguri, Martin. Sì, sì. Ti chiedeva Ghost in the Shell, anime contro il film. Entriamo nell'ottica che Ghost in the Shell ha più iterazioni molto diverse. La visione di Masamune Shirow, ovvero l'autore originale di Ghost in the Shell, era estremamente diversa da poi la visione che ha dato Mamoru Oshii con il lungometraggio del 94. Sì, che bello, il mio prefe. Cioè, Ghost in the Shell è bellissimo, il film di Mamoru Oshii. Sì. Ghost in the Shell 2, Innocence, è ancora più strano, più particolare. Invece Ghost in the Shell, Standalone Complex, ritorna un po' più alla visione di Masamune Shirow, ma ancora più diversa. E il lungometraggio live action con Scarlett Johansson, diciamo che prende molto più spunto dal lungometraggio di Mamoru Oshii del 94, però lo americanizza. A me il film live action di Ghost in the Shell non è dispiaciuto, lo trovo un ottimo gateway bridge verso l'animazione giapponese, perché se tu fai vedere Ghost in the Shell a qualcuno che non ha mai masticato animazione giapponese, cazzo, è un pugno non indifferente, anche perché si prende dei tempi molto lunghi, va a toccare delle corde, va a giocare su delle tematiche in una maniera molto enigmatica, molto particolare. Se tu gli fai vedere prima il live action americano, sì, diciamo che gli fornisci quelle tematiche in una maniera più fruibile, in una maniera più leggera, però c'è quello, i temi, i colori, sì. L'atmosfera è quella, e magari dici minchia, mi è piaciuto, cazzo, allora vatti a vedere appunto Ghost in the Shell del 94 e poi Akira e vai avanti così. Cioè, secondo me è un ottimo gateway anime, cioè gateway live action verso gli anime. Ad esempio, se posso dire la mia, magari mi vinceranno. A me, ad esempio, Batto la Lita è piaciuto come film. Io lo voglio vedere un casino. Anch'io perché è un film che recuperarmi la serie. È un film che secondo me è un po' come i vecchi canoni, cioè è un film senza impegni mentali che ci devono essere sempre, sai, quelle triple chiavi di lettura alla Lost, che a mio avviso Lost ha guastato il modo di vedere il cinema molto spesso. È un bel film con questa eroina che spacca i culi senza pretese, senza messaggi nascosti, senza... è bello da guardare, raga, è veramente bellino. Alita, recuperatelo, perché è tanta tanta roba come film. E poi vabbè, sì, la serie animata che Alita Battaglia, vorrei recuperare tutte e due da vedere. Adesso io mi sto riguardando I Cieli d'Escaflone e mi sto recuperando Record of Lodoss War. Tu, Corvis, l'hai vista Alita? No, vorrei vederlo però. Perché la gente lamenta molto, ma perché l'hanno lasciata anche nel film con questi occhi da manga? Te non guarda gli occhi da manga. Che lascia stare Rodriguez, lasciagli fare quello che vuoi. Infatti, Rodriguez, perché comunque il personaggio alla fine, è bella, è brava. Mi piace un botto anche l'espressività che hanno dato con il motion tracking del volto, eccetera. Guardati il film. Cioè, non volevano bello. Magari, scusa, io sono un po' profana, ma magari non è che voleva dargli l'idea di essere un androide proprio. Sì, 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 vabbè, sì. Ma lui voleva anche essere fedele un pochino all'immaginario proprio del character design. Perché se gli avessero fatto gli occhi normali, avrebbero avuto da ridire sugli occhi normali. Certo, perché, certo. Capito? Perché è come se tu domani metti in casa, arriva un regista che ti dice: io faccio Evangelion, il film, uno a uno con la serie. Cioè proprio ti faccio, spendo 300 giliardi di dollari, ti rifaccio l'Evangelion uno a uno, proprio vero. Arriverà il fan che dirà: però è troppo uguale alla serie, mi aspettavo... Cioè arriva, ci sarà nel mondo quello singolo stronzo che dirà sì, però, e lì gli devi dare un cazzotto in gola, perché raga, tanto ci sarà sempre, non potrete mai accontentare nessuno, mai. Signor Lucio, comunque con la sigla italiana, io sono prigioniera, ricordo Blood Sword, c'è la sigla cantata in italiano. E comunque ripeto, c'è un film di Evangelion, io lo voglio in T-pose. Avevo condiviso un'immagine appunto del Magic School Bus che fa: oh, ti prego, fa che sia un viaggio tranquillo. E poi tipo si vede la cosa angelica del triangolo che scende dai cieli. E c'è qualcuno che diceva un'altra cosa. Ecco, a me il film di Warcraft non è dispiaciuto. Parti degli orchi, 100 volte più interessanti le parti degli orchi rispetto alle parti degli umani. Ma di per sé raccontano abbastanza bene la prima guerra. A me non è dispiaciuto affatto il film di Warcraft.
Se vuoi vedere un adattamento di Slam Dunk. Mi sono addormentata. No, non ti addormentavo. Sì. Ma l'hanno annunciato, no? No, allora, credo che Zepiel parli un film di Slam Dunk con gli attori veri. No. Partiamo dopo. No. Film d'animazione, l'hanno annunciato, c'è il teaser trailer che, vabbè, è una slide praticamente. Ci sarà film d'animazione e non vedo l'ora. Però film con attori veri, no, vi prego. Già che i giapponesi fanno gli adattamenti, tipo hanno fatto di recente a Terraform Mars con gli attori veri. Ma guarda che i giapponesi lo fanno di un botto di roba. Cioè, sì, di Detective Conan è imbarazzante. Sì, ma e poi li fanno all'istante, tu vedi la serie, un mese dopo c'è già il film. Cioè, che è fatto proprio alla giapponese. Cioè, tu vedi il film con gli attori veri, però... che è un anime ed è terribile da vedere. Poi loro impazziscono, però per me vedere Terraform Mars con sto 3D fake nei volti delle persone. Ma io non so se hai visto il live action giapponese di Fullmetal Alchemist. Madonna, sì? Che imbarazzo. Che alcune scene sono girate qua in Italia. Sì, sì, mamma sì, sì. Mia. Però minchia, che imbarazzo. Cioè, a me fa ridere quando la gente dice: minchia, sti americani che vogliono sempre fare i film degli anime li rovinano. Ma vai tranquillo che ci pensano già i giapponesi. Ci pensano già i giapponesi, fidati. Vero Tekken. Porca puttana, il film di Ma Tekken. Ma sono stati gli americani. Quelli sono gli americani. Però porca puttana, il film di Fumetal. I ragazzi, ho visto un live action di Detective Conan. Aveva una regia che era imbarazzante, sembrava un fan film. Brutto, prendiamo due personaggi che nella serie manco si conoscono e creiamo la ship più improbabile. Jin Kazama, io... Cristi Monteiro. Perché? Allora, quella non perché? È Cristi Monteiro. E non soltanto perché Cristi Monteiro era una gigaturbo gnocca, ma non toccherebbe Jin, ma nemmeno con una pertica, se no per spaccargli il culo. Il con film le cosce. Dead or Alive, il film, ne parlavo con Nick. Il film Dead or Alive è meno peggio di quanto non si pensa. Cioè, almeno in Dead or Alive i personaggi utilizzano le mosse che usano nel gioco. Ma ci sono le bubas. Vero. Minchia, se ci sono sì, le bubas. Cioè, in Dead or Alive i personaggi usano letteralmente le mosse che fanno nel gioco. I character design sono abbastanza rispettati, abbastanza. È molto più Dead or Alive Extreme Beach Volley che Dead or Alive normale. Oh, no, beh. Sì, però poi non c'è, è così ci, male. Vedi, ci vedi che Kasumi è orientale e Ayane è tipo caucasica, perché comunque Ayane è la sorellastra, sì. Ci sta, no? Ma poi Kasumi era Devon Aoki, ovvero l'etale sì. Piccola mio di Sin City. E la tizia con la macchina rosa in Fast and Furious 2. Esatto, era sempre lei. Ok, sì. Sì, sì, sei sì. Patatina. E poi c'era Tina Armstrong, non so se vi ricordate My Name is Earl, la tipa bionda, è lei, mi spacca perché è perfetta, l'hanno resa sì, un po' redneck, Tina... mi piace. Lei come Tina ci stava un sacco. Ma tu è così tremendo live action di FMA, non l'ho vista, mi sta passando la voglia di farlo. Olly Valance. Sì che c'era Olly Valance. Nel ruolo di Christy? Mi ricordo chi era. L'assassina, si chiama Christy? Qualcuno ha tirato fuori il film di Eragon. Non esiste, ho buttato dei soldi, ragazzi. Non fatemi ricordare il film di Eragon. Che era doppiato da Ilaria Stagni? No, sì, no. Ilaria Stagni è bravissima. No, non lei. Peccato, era doppiata. No, Sapphire, non lo so. No, da chi era doppiato Eragon, raga? Te lo dico subito. D'Amico. Ilaria D'Amico. Ah, Ilaria D'Amico. Ilaria D'Amico, Che faceva? Confuso. Era praticamente un TTS nelle vesti del drago. Delle cose ma scusa, ma aspetta, ma Ilaria D'Amico non è quella delle cose calcistiche? Sì. Ed era terrificante quel film. Aspetta un attimo. Era come ascoltare Monica Bellucci in Matrix o Asia Argento in qualsiasi cosa. Ma perché? O Asia Argento punto. Voglio un bacio. Voglio un bacio da lui. Stasi Argento. Voglio un bacio da lui. Esattamente. Oddio, raga. No, voglio che mi baci come baceresti lei. Cioè, ma tu pensa che quando tu vedi un attore italiano in un film americano, tu lo riconosci proprio all'istante, capito? Lo vedi e soprattutto lo senti. Però Luca Marinelli ha fatto un buon lavoro. Luca Marinelli spacca i culi. Anche Giannini, tipo che in Casino Royale sì, 007, lui si ridoppia, ma fa un buon lavoro. Ma perché? Perché è un cazzo di doppiatore, esatto. È un cazzo di bravo attore. Esattamente. Asia Argento in Mirror Edge. No, raga, non esiste Mirror Edge. Vabbè, Margot Robbie in Dead or Alive, mi sa che era una bambina di 10 anni quando è stata. Margot Robbie? C'era Margot Robbie in Dead or Alive? No, ma no, non è vero!
Ah, ok. Se lo cerchi su Google, la confonde con Tina. Ma perché è bionda. No, non è lei. Ma a me fa ridere. Lei dovete associarla a quella Tina, dovete associarla a My Name is Earl. Se non avete mai visto My Name is Earl, andate a guardarlo. È bellissimo. Hey, gamberone. Comunque, adesso fa ridere. Che... Cosa? Bella Earl. No. Cazzo, adesso se guardi, se cerchi il cast di Suicide Squad su Google esce un casino perché ti somma i due film. Eh beh, certo. Di Idris Elba, Will Smith insieme. Bellissimo. Cavolo, comunque vi ricordate quando uscì My Name is Earl? Cioè quando andò via My Name is Earl tutti odiarono a morte How I Met Your Mother. Io questa cosa me la ricorderò sempre. Persone sì, brutte che siete, che adesso amate tutti How I Met Your Mother, tutti lo odiavate perché aveva sostituito My Name is Earl. Ma perché My Name is Earl non è mai finito, l'hanno fermato dopo esatto. Tre stagioni, quindi vabbè. Maledizione, grande My Name is Earl. Dovevano tutti essere sette stagioni in realtà, una roba del genere. Ma perché venne chiusa la serie? Non mi ricordo, c'era non so. Non so, semplicemente forse non c'erano ascolti, incassi. Boh. Madonna. E in realtà hanno finito tutto come nella terza stagione, mi pare, con un episodio che concludeva tutto. Ma mi sa che era una roba tipo, ah sì, lui era in coma, ciao. Ah, si è immaginato tutto, robe così. Credo però l'abbiano chiuso così. Rientra. Cioè ogni tanto quando Sara parla... C'è qualche picco, perché vuol dire che rientra nel mic. Ma non capisco sì, come sto cercando, non io. Sto cercando di parlare piano apposta. Ma no, io adesso ho provato ad abbassare leggermente il volume della TV, ma è assurdo, il volume è bassissimo. Ma sai anche perché? Perché noi abbiamo... Simo ieri urlava ogni tanto quando era fuori dalla stanza e non rientrava nel mic, perché nelle registrazioni, quando premevo play, o anche Luca che urlava dalla regia, non si sentiva. Ma vuoi capire come mai? Ma è una frequenza diversa, forse, perché esce dalla TV. Sì, ok, ma comunque i lavalier hanno, devi immaginare che gate. Ogni microfono ha un palloncino, quindi il lavalier è fatto proprio per prendere quello che c'è in questa sfera. Quindi se diciamo la voce rimbalza in questa zona viene presa, ma se io parlo dal Kallax verso Roberto, io non ho il microfono e lui sì, il microfono lo percepisce ma... piccoli sprazzi. Secondo me sei cose che sentono loro. Quando magari Sara sta parlando, iniziamo a parlare noi, quindi il gate è ancora aperto, sì. Si sente la coda essere. Di quello che dice lei e l'inizio della... Vabbè, comunque... No, era giusto perché qualcuno dice se rientra pesante. È strano, la TV è distante. Cioè... Sì, che poi pesante magari per qualcuno un minimo rientro e rientra pesante. Noi ci rompiamo il cazzo di tutto, porco... Vabbè. Sono le 11:05. Oggi Corvis abbiamo notizie importanti. Tu hai ricavato quella notizia di cui mi hai detto? Certo. Tanto sapete già tutti di cosa voglio parlare. Brv. Allora, partiamo con la notizia fresh che potrebbe farci dire vorrei essere al suo posto. Svelati i guadagni niente di sigla? Amarant. No, niente sigla. Oggi siamo in modalità soft. Un po' più ok, siamo soft. Marcio, se premo alla sigla, mi sa che lo aspetta. No, non funziona perché abbiamo cambiato abbiamo cambiato le cose. Niente sigla. Partiamo così. Poi appunto quando ci evolveremo nell'altra stanza ci saranno svelati i guadagni di Amurant, ragazzi. E questa è una cosa gravissima. Sappiamo ora quanto guadagna Amurant. Io feci una stima al ribasso dei ribassi che fu ribassata e io stimai che il mercato tuo padre comprò. Esatto, ma proprio sapete quando tu dici questa cosa vale 100, vabbè, facciamo che vale 1 e calcoliamo. Io stimai un suo guadagno mensile minimo di $52,000. Povero me. La stella del web Caitlin Amurant Siragusa ha svelato di incassare circa $1,3 milioni al mese tra tutti i suoi canali social. 1,3 milioni di dollari al mese. Nonostante l'altissimo numero di seguaci che può vantare su Twitch e la piattaforma di Amazon, è il fanalino di coda per quel che riguarda gli introiti. Il dato fornito da Amurant è interessante per capire quanto possa arrivare a incassare un personaggio come lei con l'attività di influencer. Quando ti dicono trovati un lavoro vero, è credo che lei lo dica alle multinazionali questo. La Siragusa è diventata famosa per i suoi streaming IRL, piccanti e provocatori. Recentemente Twitch ha demonetizzato il suo canale, ma la nostra non se la passa per niente male e ha compensato rivolgendosi ad altre piattaforme. Attualmente è attiva su OnlyFans, che sta per bannare il porno, ma lei non sarà toccata dato che pubblica solo nudi.
Twitch, Instagram, TikTok, Twitter, Patreon e Fansly. Insomma, le si può trovare un po' ovunque, i modi per darle soldi non mancano. Rimanendo sulle singole piattaforme, Amurant incassa circa $1,000,000 al mese da OnlyFans, $189,000 al mese da Patreon, $17,000 al mese da Fansly e tra i $10,000 and $25,000 al mese da Instagram. Twitch, TikTok e YouTube le fruttano circa $133,000 al mese, mentre Twitter tra i $5,000 and $15,000 al mese. Insomma, pur essendo una delle top streamer di Twitch, la nostra ha ormai bisogno della piattaforma di streaming solo come strumento di marketing. Può vivere tranquillamente senza. Beh, abbiamo sbagliato tutto nella vita. Che pensieri a riguardo? Ricordo che oggi non leggiamo tutte le notizie per poi parlarne, ma prendiamo le notizie singole, ne parliamo un po' e vediamo. Direi di fare prima un piccolo commento informativo. Ragazzi, OnlyFans sta solo bannando il porno, quindi proprio penetrazione, cose del genere, cioè roba spinta, praticamente contenuti da Pornhub, non il nudo, non le foto appunto, diciamo, da le classiche foto da OnlyFans, cioè nel senso Amurant continuerà tranquillamente a fare quello che fa, tantissime persone che già lo facevano continueranno a farlo, semplicemente sta mettendo un piccolo recinto da tenere fuori contenuti troppo spinti. C'è una notizia anche di OnlyFans che è aggiornata a stanotte, proprio direttamente dal capoccia di OnlyFans, dopo la leggiamo. Brava lei, cioè lei che cosa devo dire, nel senso, se la gente la segue, se alla gente piace il contenuto che lei porta o piace lei direttamente, lei si sente a suo agio con quello che fa ed è evidentemente molto brava a promuovere la sua immagine, che cazzo le devo dire, brava, cioè ho sbagliato io qualcosa nella vita, che gli vuoi dire, quantità, cioè, è riuscita a creare un impero, sì, porca puttana. E Con questo non vi voglio dire ragazzi e ragazze aprite in OnlyFans, ma non permettete, diciamo, ai preconcetti del mondo intorno a voi di impedirvi di fare quello che volete, perché magari quello che volete, che magari la gente vi dice fa no, non farlo, in realtà magari ti porta più di $1,000,000 al mese. Sì, fate solo ciò che vi sentite di fare, se volete farlo fatelo. Il fatto è che credo che lei, come tutti, da qualche cosa è partita, cioè quindi da una base dovrà essere, perché quindi lei si è creata letteralmente un impero. Cioè parliamo di una persona che, grazie anche alla visibilità di Twitch e non solo, ma anche delle notizie che uscivano fuori da Twitch, cioè fa questo contenuto, tutte le testate giornalistiche ne parlano, acquisisce popolarità, acquisisce comunque una sorta di branding quasi, perché ormai Amurant è quasi un brand. Grazie anche a sta cosa qui lei è riuscita a generare comunque una capacità di introito incredibile. Se Twitch addirittura è il suo fanalino di coda, vabbè, ma questo era anche abbastanza plausibile a mio avviso, e piattaforme come Patreon in precedenza e poi OnlyFans, ecco, che hanno generato a lei questa quantità di denaro, ragazzi, è una roba potente, sì, veramente sì. Potente. No, comunque non basta spogliarsi per fare quei numeri. No, cioè, infatti c'è altro intorno, molto sì. Altro intorno. C'è la concezione per cui basta che ti metti su OnlyFans e guadagni, non è così. No, io ho amiche che fanno OnlyFans, ne ho un po', e alcune che appunto non guadagnano molto, non guadagnano praticamente niente, e altre che invece riescono tranquillamente ad arrivare a fine mese, ma è anche l'impegno che è diverso dietro, la ricerca, tipo molte lo fanno tipo riguardante il cosplay, oppure comunque sempre un po' in costume, ma c'è una ricerca del costume, una ricerca della luce, della fotografia, del trucco, una dieta determinata, cioè nel senso c'è un impegno. Sì. Mm-mm. Forse so sì, anche di chi stai parlando. Sì, perché alcune amiche in comune le ho con Sara. Uh-huh. E appunto, lavori con la tua immagine esattamente come un profilo Instagram di successo. Tipo, perché il mio profilo Instagram è immobile? Perché non pubblico foto? Perché non ho mai occasione di farmene. Io faccio schifo a farmi le foto e quindi non pubblico un cazzo sul mio Instagram. Mentre invece, se guardi, che ne so, il profilo di Sara è un profilo, certo, ha meno numeri di me, ma è in costante crescita, perché comunque sì. Lo coltiva come si deve. E assolutamente. Un giardinetto con queste, con delle foto, ragazzi. Io non avrò OnlyFans, ma adesso cerco di fare. Io ho queste foto sul mio profilo Instagram. Cioè, io vi invito a seguire me con il colbacco viola. Ma cioè, che bello! È importante. Cioè, l'immagine è importante, anche se vestita. Quella lì è il nostro boss. Esatto, è l'Only Scav. Corvoschi. È Corvoschi quello. Esatto, Corvoschi, il dottore.
No, però sicuramente Amonat non le manca la, non dico la faccia tosta perché non è quello il termine giusto, però non le manca la visione su se stessa. No, no, ci vogliono le palle, ragazzi. Non ci le manca, non le interessano i pregiudizi. Per vendere i nudi, Sì, 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 ma infatti guarda che... Però alla fine chi è che ride a fine giornata? Lei. È lei. Perché sì, una ragazza che lo sappiamo che balla la telecamera, non... Zio Paperone. Tranquilli. Si balla la telecamera, è vero che la telecamera balla. Cioè, era un terremoto. No, comunque sì, cioè alla fine dico, chi è che ride a fine mese? Lei. Quindi tutti i preconcetti, i giudizi, gli articoli, le cose che la gente dice, ah, Amurant adesso lecca i microfoni, oh, può starmi sul cazzo? Assolutamente sì, il leccare i microfoni, sapete. Ma alla fine dei conti, quando a te vai a dormire la mattina dopo ti svegli, non sono io ad averci 1.300.000 euro in conto in banca, ce li ha lei. Al mese. Al mese. Già. Quindi ecco. È così, ragazzi. Come dici Andiamo tu, avanti. Fallo te. Esatto, quando io dico, no, la gente che critica magari Luxastra, fallo te, io dico, fallo se, masson. Ecco, prossima notizia è gravissima. Il dottore è pronto a fare causa a Twitch e ha conoscenza del motivo del ban da mesi. Il dottore? Ah. Eh sì, il dottor Manubrio. È il dottor Manubrio, il due volte campione del mondo, ricordiamo. Sembrava che la lunga telenovela tra il dottore e Twitch, dovuta al suo ban dalla piattaforma, fosse finita, ma lo streamer ha recentemente affermato di avere tutte le informazioni in mano per poter fare causa. Il dottore era stato bannato da Twitch lo scorso giugno 2020 e, secondo quanto afferma il popolare content creator, non erano state fornite spiegazioni dalla piattaforma di streaming. Da allora il dottore ha trovato casa su YouTube, ma dopo i primi accesi commenti non è mai tornato sulla questione se non in rare occasioni, come per esempio il 26 giugno per il primo anniversario del suo ban. Poche ore fa, tuttavia, ha affermato di essere a conoscenza del motivo del suo ban e per questo sta preparando i documenti necessari per avviare un processo contro Twitch. Twitch per il momento è rimasto in silenzio sulla questione, come suo solito, quando si tratta di bannare un content creator dalla sua piattaforma. L'unico commento fatto riguardo in passato da parte dell'azienda è stato: abbiamo prove che lo streamer ha agito in violazione delle nostre linee guida della comunità o dei termini di servizio. In sostanza, la ragione del suo ban sarà nota probabilmente solo se e quando il dottore porterà avanti una causa legale contro la piattaforma. Lui, quando durante lo streaming su YouTube, ha fatto proprio la battuta we're gonna swing the shit out of them, perché a quanto pare hanno in mano delle prove con gli avvocati per cui il ban è completamente ingiusto. Ragazzi, non vedo l'ora di vedere cosa succederà. Non sarebbe nemmeno la prima causa legale che Twitch perde in tal senso. Ricordiamo che appunto sei mesi fa c'è stato un Twitch streamer di Counter Strike che era stato bannato per la questione delle roulette di Counter Strike, e ha vinto lui scoprendo oltretutto dei fattazzi abbastanza importantini riguardanti Twitch e il TOS, sì. Quindi vedremo. Il fatto che abbia pazientato un anno prima di fare questa uscita vuol dire che c'ha in mano qualcosa di grosso, vuol dire che ha quello che gli serve. Il dottore che non porta rispetto, comunque l'altra cosa. L'altra cosa è che anche di recente Twitch aveva fatto quell'annuncio che d'ora in poi i ban verranno forniti con motivi più specifici. Magari, buongiorno. Probabilmente hanno capito l'antifona. Hanno capito qualcosa anche loro, si stanno un attimino parando, però... La notizia, cioè, cade un attimino a fulmine a ciel sereno, perché tutti gli insider che dicevano ah, la carriera del doc è finita dopo questa cosa, mi sa che non hanno forse capito. Stiamo a vedere, perché comunque ricordiamoci che il dottore è stato per anni uno degli streamer, se non lo streamer più influente di Twitch al periodo. E questo ban, c'erano lui, Pokémon, Amurant e pochi altri che comunque erano al top di Twitch. E il ban ha fatto suonare tante campanelle di allarme, perché comunque lui durante il suo ultimo stream, mentre stava per chiudere, aveva guardato il telefono, aveva cambiato umore. Ci sono i video del momento prima del ban e lui era venuto a conoscenza perché il partner, il manager, gli aveva scritto tipo una cosa come: guarda che la tua carriera ora è finita. Cioè, una roba gravissima, wow. Ragazzi. Sì, una roba gravissima. Anche una responsabile di Twitch, che adesso non lavora più in Twitch, che è comunque una tipa influente, aveva detto i motivi per cui il dottore verrà bannato, cioè è stato bannato, sono career ending, cioè sono proprio per fargli chiudere la carriera. Ma a quanto pare ora invece è più vivo che mai, quindi... non so, chi sarebbe questo dottore? Un personaggio così. Sì. Sarebbe sto doc, ragazzi. Il dottore che non porta rispetto a nessuno.
Il dottore con il giubbotto antiproiettile. Il baffone a manubrio, gli occhialoni da sole. Il mallet per il business in the front, party in the back. Comunque lui fu Gillette, anche... il meglio che un uomo può ottenere. Esatto. Lui, ricordiamo che però ha lavorato, se non sbaglio era un... cazzo amico, era se un non dipendente era Blizzard. Come? Era un dipendente Blizzard. No. Ora Blizzard, ma lui ha lavorato con per Advanced Warfare, per Call of Duty Advanced Warfare. No, sono abbastanza sicura che lavorasse in Blizzard. Sì, poi ricordo. Vabbè, avrà collaborato per altre cose, sì, però mi ricordo. Luke è stato bannato, non lo so. Luke 4316 è stato bannato? Luke 4316 esiste, credo, dai tempi in cui esiste il sole. Cioè... C'era nelle pergamene del Mar Morto. Sì, lui era nel... cioè, le voci ci stava, capito? Alla fine Zeb 89, Luke 4316, capito? E Gesù prese il pane, lo spezzò e disse, Luke, passami... No, e disse, rosica. Luke, quando il gallo canterà tre volte, tu fraggerai. Madonna. Oddio. Madonna, sì. No, comunque gravissima sta cosa del dottore, ragazzi. Io non vedo l'ora, cioè sarà tipo la mia telenovela preferita da qui nei prossimi mesi, probabilmente. Tutte invece le nostre telenovele belle. Eh sì, sono quelli gossip che ci piace, insomma. Sì, invece sì, di quest'altra notizia. Sei bravissima. Non ne sapevo nulla. Manco io. Ragazzi, a Day of Twitch, la protesta contro i raid di odio. Non sapevo di stare qua. Okay. Vari content creator e streamer su Twitch hanno deciso di organizzare una protesta chiamata A Day of Twitch, cioè un giorno senza Twitch, no? Attraverso la quale hanno deciso di sensibilizzare l'opinione pubblica contro i raid di odio con un giorno di sciopero dalla piattaforma. Twitch ha già promesso in via ufficiale nei giorni scorsi di usare il pugno duro contro i raid d'odio verso gli streamer più marginali, ma questo non ha fermato molti content creator dall'effettuare una propria protesta che punta ad essere di maggiore impatto. Con A Day of Twitch l'idea è di staccare per un giorno intero, precisamente il 1 settembre 2021, completamente dalla piattaforma. L'intenzione è dunque evitare di effettuare streaming l'1 settembre 2021 e possibilmente anche cercare di spingere le persone a non collegarsi a Twitch per seguire trasmissioni, video e altro. Si tratta insomma di un vero e proprio sciopero o una sorta di mini boicottaggio da Twitch per 24 ore. Per raid d'odio si intendono varie iniziative rilevate ormai da tempo che vedono l'utilizzo di sistemi automatizzati o meno per invadere i canali Twitch di streamer considerati dei facili bersagli per idee, orientamenti, contenuti veicolati o abitudini di vita, o inviare messaggi atti a ridicolizzare, offendere e in generale molestare da parte di gruppi più o meno organizzati. Si tratta insomma di una forma di cyberbullismo che rischia di rendere particolarmente tossico l'ambiente di Twitch. Io posso levarmi un sassolino dalla scarpa con questa affermazione qua. Vai. E questo è un sassolino dalla scarpa che magari a molti farà dire: ah, non sapevo nulla, perché io molte cose ne tengo per me. Questa esatta cosa mi capitò in passato con uno youtuber che adesso è uno streamer qua in Italia che si occupa di filosofia, che spesso è in home page su Twitch. Mandò i suoi gruppi di Telegram a bullizzarmi nei miei video con dei raid d'odio comandati. Quando io cercai di contattarlo telefonicamente ignorò le mie chiamate, perché io volevo parlargli di persona. Lui ignorò completamente le mie telefonate e non ebbi mai l'opportunità di confrontarmi su quello che mi fece durante quei giorni là su YouTube. Ecco, questa persona paventa tanto il capitolo l'umanesimo, la filosofia, eccetera. Ecco, e mi accade esattamente la stessa cosa. Questo grandissimo essere mitologico con il corpo di uomo e la testa di cazzo. Preferisco non fare nome perché certo. Poi questa cosa qua. Mutiamoci un secondo così me lo dici. Aspetta. Ecco, mutaci da lì. Ma ecco, io non quindi, l'ho sentito! No, te lo dico dopo. Quindi, comunque, questa cosa qua, siccome c'era sempre la solita questione del. Tu Roberto non conti un cazzo, quello sì, perché c'ha le amicizie giuste, ha ragione lui, capito? Tutto su cosa? Nel periodo in cui io nel 2016 mi ripresi dall'operazione per quasi ci rimasi secco per via del problema che avevo al sangue, raccontando in un video questa mia esperienza, venni poi bullizzato semplicemente perché guarda sto coglione qua che piange. Questo fu il motivo di base. Quindi, sinceramente, o colgo l'occasione di A Day of Twitch per rimarcare, ragazzi, non succede solo a livello internazionale, succede a tante persone questa roba qua. Più che altro, quindi qual è la speranza però del nostro invece, cioè, nel senso è tipo sensibilizzare A Day of Twitch? Sì, esatto, cioè sensibilizzare solo l'utenza o anche Twitch stessa di rendere, cioè di punire chi promuove questi... Beh, sicuramente potrei... Sono
Ah, scusa. Sono ancora mutato io. Dicevo, qual è l'obiettivo di questo Day of Twitch? Ovvero sensibilizzare l'utenza oppure sensibilizzare anche Twitch, del tipo rendi responsabili chi fa questi tipi di raid? Credo entrambe le cose, perché qua c'è scritto che Twitch ha già promesso in via ufficiale che verranno puniti i raid di odio, quindi magari ovviamente se un raid arriva da un canale grosso verso uno streamer più piccolo, ipotizzo che tu puoi segnalare comportamenti di incitamento all'odio e Twitch magari andrà a vedere lo storico, no? Perché comunque loro ce l'hanno, credo, un feed di tizio andato con il raid e poi la chat list con le cose che sono accadute. Allora. Vai. Io ho un'idea molto precisa sul perché si stia facendo. È successo anche a me, come è successo a te, Rob. È successo anche a me. Un tizio mi ha mandato, che non mi conosceva nemmeno, mi ha mandato un raid di gente solo perché avevo scritto LGBT nei tag. Sì. E sono arrivati a dirmi, bella figa, belle tette, ci fai vedere il culo, ci fai vedere i piedi, così, no? Ma cosa è successo? Voi vi ricordate che ultimamente Twitch ha aggiunto dei tag extra, tipo transessuale, omosessuale, sì. Comunque in cui ti puoi identificare la tua sessualità, più o meno, no? Ma il problema è che questo sta facendo da bersaglio per questo tipo di raid. Infatti, non so se voi partecipate ai sondaggi streamer. Ci sono Ma sai che non funziona da me? Anche a me non funzionava. Non mi è funzionato per un mese. Poi ci ho cliccato l'altro giorno perché volevo comunque farlo sto sondaggio. Sì. Mi continuavano ad arrivare le mail. Effettivamente mi chiedevano... Facciamo prendere su email, sondaggio streamer è una cosa che noi abbiamo come streamer nella sezione di lato tipo stream, che so, partner, affiliato, eccetera. C'è una voce che si chiama sondaggio streamer, dove dentro ci sta un documento che ti permette di dare un feedback su, proprio su queste cose qua, tipo come ti identifichi, eccetera, pareri sulla community. Ok, scusa, vai avanti pure. Quindi ho risposto a questo sondaggio che mi chiedeva: sei uomo, donna, altro, qual è il tuo orientamento sessuale? Cioè proprio stanno facendo questa indagine per capire quanti streamer effettivamente fanno parte della comunità LGBT. Credo si stiano muovendo nella direzione di proteggere queste persone, suppongo. Il problema è che, allora sì, il bisogno c'è di mettere questo tag, perché magari un utente che si identifica come transessuale, omosessuale, sa che può trovare un safe space. Io infatti metto sempre il tag LGBT, perché mi sembra corretto, perché così chi fa parte della comunità sa che entra e non si sente discriminato, ok. E comunque no, non bisognerebbe mettere la chat solo followers, va messa a prescindere per deterrente, queste cose. Però insomma, il succo secondo me è per questo che si sta facendo lo sciopero, in primis. Poi anche ovviamente magari per me, che mi viene detto fai vedere le tette, fai vedere il culo, oppure a Rob, stronzo di merda, quell'altro è meglio di te. Però principalmente per questo motivo, secondo me, che non è stupida come cosa, perché va bene mettere i tag, però se mi metti tipo un pallino così, il cecchino mi vede meglio, è un po' brutto, mettiamola così. È molto brutta questa cosa. Beh, infatti di questa cioè su questa cosa qua ne parlò anche Asmongold quando ci fu proprio l'annuncio da parte di lui, c'era in concomitanza con la questione delle hot tab, no? della creazione della sezione. La notizia successiva era appunto: abbiamo aggiunto 300 tag per identificare al meglio che sono le community di appartenenza, eccetera. Lui giustamente sollevò un dubbio, disse: ma più andiamo a ramificare e creare proprio target specifici, più noi mettiamo un bersaglio a volte sulle spalle di una persona, perché ad esempio ci sono tag come ad esempio dei disagi, cosa ne so, non schizofrenia, però comunque cose che identificano autismo, condizioni del genere. Come? Mi sa che c'è tipo autismo, qualcosa del genere. Esatto. Quindi tu, se crei proprio quella cosa specifica che sai anche magari nel cattivo auspicio come triggerare, se quella persona che c'è quel tag, tu andrai a rompere le palle toccando esattamente quella cosa che magari dà fastidio alla persona. Quindi lui giustamente dice: ci sta l'idea del
comunque ampliare, sai, con la questione di tag. Però il problema è che tu non puoi lavorare solo da una parte della medaglia, devi anche creare delle tutele, non in corsa dopo, perché come accadde ad esempio anche a Svitanita, che era la rappresentante alla fine a livello mondiale della sindrome di Tourette su Twitch. Tu hai, sì, bello che lei è diventata famosa, ha sensibilizzato eccetera, però quello che si crea dopo, cioè l'odio, il trolling, le minacce, e non mi crei un modo per fare fronte a queste cose, perché dici non ce lo aspettavamo, lì è una mancanza da parte della piattaforma, cioè devi riuscire a creare dei metodi. Che non è che mi dici metti la chat solo follower, ho capito, però che cazzo vuol dire? Cioè, non è che io devo usare dei deterrenti per ovviamente avviare a un problema che tu non hai risolto, capito? E questo è un problema. Una cosa come Day of Twitch, di cui ripeto, io non sapevo nulla, a mio avviso è un'iniziativa coraggiosa, di cui in Italia ovviamente non si è parlato, perché non bisogna salvare il culo a uno streamer amico di, e questa cosa mi va in culo molto, e ci sta. Cioè, ci sta, secondo me, ci vuole una roba del genere. C'era un commento di Tachipirina un poco più su che ti chiedo di recuperare un attimo, che diceva: è un vero peccato dover specificare LGBT, perché dovrebbe essere una cosa assolutamente naturale non sentirsi in tensione per chi siamo. Il fatto, Tachipirina, è che il tag LGBT è letteralmente come fosse una sorta di cartello, sulla porta d'ingresso. Per ora sto parlando del fattore positivo. Ah, sì. È un cartello sulla porta d'ingresso che dice: qui dentro sai di essere, cioè che puoi entrare e non avere nessun tipo di problema. Infatti con il tag LGBT, il tuo microfono è qui. Ah, ok, perché dicevo che sentivo un po' di rimbombo. Lo sento anch'io. Come cazzo è possibile che Probabilmente ce l'hai nel cappuccio. No, è qua. Comunque, il tag LGBT è letteralmente LGBT friendly. Cioè, nel senso, non è uno streaming dove entri e poi per caso qualcuno fa una battuta sui gay, roba del genere. Sì, e purtroppo anche però appunto c'è l'altro lato della medaglia, ovvero può purtroppo appunto c'è gente che va a bersagliare determinate categorie di Twitch. È un casino, non c'è una risposta semplice. Potremmo fare un discorso lunghissimo sulla cosa, però d'altronde alla fine può anche identificare un tipo di stream, secondo me. Diciamo che togliendo proprio la cosa del cartello sulla testa. Diciamo che in un mondo perfetto sarebbe una cosa positiva, ma ovviamente c'è sempre chi trova il modo per poter rompere il cazzo. L'ho detto proprio in maniera molto... Però passiamo a una cosa adesso divertente che fa ridere. E cioè Soulja Boy ci riprova nuovamente con Atari, ma è una Soulja truffa. Boy. Questa è la notizia che mi ha fatto spisciare da ridere. Di storie strane ormai se ne sentono tantissime in giro per il web, soprattutto quando si parla di videogiochi e personalità abbastanza egocentriche. Basti pensare a quello che è accaduto ultimamente con il caso Abandoned, che ha lasciato davvero una mare in bocca a tutta la community di videogiocatori e non solo. Quello che è accaduto nelle scorse ore ha però dell'incredibile, raggiungendo anche delle linee comiche. Il tutto riguarda Atari. Nelle scorse ore, infatti, sembra che il rapper Soulja Boy, già noto nell'ambito videoludico per aver presentato la sua linea di console, avrebbe fermato l'acquisto della società, cioè lui ha deciso che Atari era sua, cioè l'ha deciso lui. E il tutto sarebbe accaduto dopo la presentazione delle sue console e l'interesse da parte dell'azienda verso quello che il rapper aveva portato agli occhi di tutti. Ovviamente non si è fatta attendere la risposta di Atari, con un tweet repentino nel quale confermano che il CEO dell'azienda non è assolutamente cambiato, anzi... Inoltre, solo pochi giorni fa è stata annunciata una nuova versione di Amiga Mini che arriverà sul mercato e permetterà di giocare ai titoli originali già installati sulla console, ma anche a titoli che si posseggono e metterli direttamente sulla console. Qui la nostalgia colpisce ancora e migliaia di veterani sono già pronti all'acquisto. Voi cosa ne pensate di tutta la faccenda Atari? Ci chiediamo perché Soulja Boy ha acquistato gli Atari Token, e cioè una criptovaluta truffaldina per circa 1 milione di unità, convinto che fosse l'acquisto delle azioni di Atari. Che pirla! Ecco quindi che lo stesso Atari ha twittato praticamente sul suo account Twitter dicendo: sappiamo che essere il CEO di Atari è il lavoro dei sogni, ma no, questo lusso spetta ancora a l'attuale appunto CEO di Atari. E lì Soulja Boy è andato in versione ballistic facendo un video rant dove diceva che lui aveva acquistato gli Atari token e quindi era sua la società. Peccato che in realtà è una truffa. Cioè hanno truffato Soulja Boy.
Sì. Beh, si è truffato da solo, cioè. Sì, praticamente lui ha acquistato dei token, quindi le classiche criptovalute che nascono e muoiono là, no? In cui uno ha ipotizzato, ho capito, ma lui ha acquistato queste criptovalute, se dovesse rivenderla tra un tot, nel momento in cui sale si farebbe $500,000, lontano dai $140 milioni che lui ha citato nel suo video in cui ha parlato. 140 milioni? Sì, sì, no, lui è fuori di testa. Dio santo, ma dalli in beneficenza, cretino. No, lui è convinto di aver acquistato una società che valeva $140 milioni a due spicci, capito, con i token. Ah, ok. E quindi niente, questa roba qua comunque delle truffe dei token, ricordiamo, ne abbiamo parlato anche in precedenza con la questione di Save the Kids, cioè la sta andando avanti. Sta andando avanti quella prom- dicendo che stiamo per aprire l'Intel token. No. Sì, io aprirei subito l'Intel token, ragazzi. Esatto, apriamo l'Intel token. No, da non confondere col Simone token. Sì, no, quello è la, no, il, quello è il Simone, il Simo coin, quella. Sì, il Simo Coin è quotato già, anche lo trovi su eToro o su Coinbase, ragazzi. Sì, sì, dopo che li compri, tempo un quarto d'ora si perdono, non so, sì, non si sì, sa perché. Esatto. È vero. Questo ha aiutato un sacco di principi africani, sì. To the moon. No, beh, comunque ne avevamo parlato in recenza su questa cosa dei token creati ad hoc con Save the Kids, che era quello promosso appunto dal FaZe, da tre tizi del FaZe Clan, di cui mi pare due sono stati allontanati e uno è stato processo. Sì. Ora è stato processo per aver quindi gonfiato, cioè creato una bolla per la vendita di questi token, dopodiché loro hanno abbandonato la barca vendendo quando era al massimo e ovviamente facendo crollare la moneta. Quindi in questo caso so già poi acquistato quelli che sono gli Atari token, che non sono altro che tecnicamente carta straccia, quindi a meno che non succeda un'impennata a caso che non ha nessun motivo, anche perché, esistere. Anche perché Atari non è un nome originale, Atari vuol dire in giapponese hai vinto se non sbaglio, quindi, sì, non, okay, non quindi gli Atari coin potrebbero tranquillamente non avere un cazzo a che fare con Atari, sì, esatto. Non soltanto a livello effettivo, perché è ovvio che non hanno un cazzo a che fare, ma anche magari proprio come branding, non hanno scelto il nome Atari per il riferimento ad Atari, magari. Atari è una frase, è un'espressione giapponese. Immaginati cosa che l'hanno convinto a comprare gli Atari token così. Cioè, come. Cos'era il film di Coso che vendeva la Fontana di Trevi agli altri? Di Verdone? No. No, cazzo dico Verdone, scusami. Che vendeva ai turisti la Fontana di Trevi. Dai, film. Oh, oddio, ragazzi, io non. Che cazzo? Raga. Totò. Minchia, raga, scusatemi, è stato un Totò, è vero, che vendeva la Fontana di Trevi a... E... poi? Oddio! No, raga, ma ti immagini il copyright strike? Io ho capito cosa è successo, non ho visto, sì, ma sì. Ho capito. A questa Corvis, questa notizia, non so come tu te la sei persa, qua ti denunzio, ma come? Questo Germa è impazzito, The Sims IRL su Twitch, l'ultima trovata di Germa. No, ma l'ho sentita sta cosa, solo che non identificando questa persona come un giocatore di The Sims l'ho bypassata. La serie di videogiochi The Sims è diventata molto popolare nel corso degli anni anche per via della libertà d'azione lasciata all'utente. Si può di fatto scegliere in che modo far proseguire la vita degli avatar virtuali. Ma cosa accade se a svolgere le operazioni è una persona in carne e ossa in diretta su Twitch? Ora possiamo scoprirlo. Infatti, stando a quanto riportato da PC Gamer, qualcuno ha deciso di dare vita ad un format di questo tipo tramite la piattaforma di proprietà di Amazon. Come potete ben immaginare, a decidere cosa fare in questo caso è la chat. D'altronde, cosa potrebbe mai andare storto? In ogni caso, lo streamer German985 sta cercando di rendere il tutto il più esilerante possibile. Il format The German985 Dollhouse, che tra l'altro è in collaborazione con Coinbase, permette al pubblico di scegliere cosa far fare allo streamer tramite l'apposita estensione Dollhouse, realizzata ad hoc per l'occasione. Mediante quest'ultima il pubblico sceglie sia le azioni che vengono svolte dal content creator che il suo outfit. In basso a sinistra ci sono invece le barre di fame, sete, igiene, divertimento e bisogni. In ogni caso tranquilli, ovviamente ci sono dei limiti, le dirette Twitch di Germa cercano semplicemente di strappare un sorriso. Infatti la prima puntata ha avuto una durata di poco meno di 3 ore. Nulla quindi a che vedere con streamer che effettuano dirette di 24 ore su 24. Si tratta di un format costruito. Nel caso ve lo state chiedendo, sì, i momenti atipici non sono di certo mancati. Ad esempio, nella seconda puntata la chat ha deciso di piazzare un letto sopra il letto già esistente. Insomma, sicuramente si tratta di un
format che non si vede esattamente tutti i giorni. Io ho guardato un estratto della clip quando li costruiscono il letto ed è immaginati come se fosse un set di teatro con una casa costruita tipo per tre pareti. Ah, ok. Dove tu vedi appunto quello che sta succedendo, la telecamera segue e le azioni dettate dalla chat appunto triggerano le cose che accadono. Quindi arrivano, che so, gli operatori che costruiscono la cosa che la chat ha deciso e Germa magari deve fare un'altra roba nel frattempo. Quindi posso lui quando deve andare a dormire... Vai. L'ho inventato prima io, ma non IRL. Ma questa cosa per IRL secondo me sarebbe troppo. Immaginate gestire Simone. No, vabbè. No, comunque appunto è l'IRL il fattore interessante, perché tu dici, va bene, voglio mettere un letto sopra un altro letto oppure murare un cesso. Puoi farlo, ma nel videogioco è semplice, fallo nella vita vera. Quello è il kick. Sì, lo so. Sì, ma ho indagato e questa persona non streama The Sims, quindi not a fan, non lo so. Beh, però quanto farebbe ridere sui classici stereotipi del gioco. Guardala nel 2021 le auto voleranno, il 2021, esatto. Noto solo ora, volevo complimentarmi per la camicetta incredibile di Corvus Domini. Questa fa parte della mia collezione 2019. C'è tutta c'è proprio un armadio Corvus con gli anni e le camicie per anno, sì, che vedo. Sì. Che poi in base... Questo è l'armadio delle camicie, guarda. Viola, pitone. Viola. Pitone viola. Blu. Esatto, viola. No, viola. Uccelli, fiori. Viola. No, però. Però sì, no, vabbè, le Corvus camicie ormai sono diventate un token. C'è il token, capito? Corvus coin in questo caso qua. Però ragazzi, secondo me un'idea di IRL di Twitch così è un po' quello che fece Tricore al tempo Ale Franz con Buona la Prima, no? Sì. Dove la gente gli diceva cosa dire, eccetera. Però qua io mi ricollego anche a quello che dissi proprio a te, Corvus. Dico, ma EA perché non crea una estensione ufficiale su Twitch per poter permettere ai giocatori e alla chat di far accadere cose in game su The Sims? Vuoi la risposta facile? Sì, perché vendono già abbastanza. Sì, perché EA. Perché ti rilasciano 10 oggetti al costo di 5 euro e guess what? Tutti li comprano. Eh sì, a quello è. Ma c'è del viola in tutto quel viola? Chiedono giustamente, Corvus. Sì, c'è qualche sfumatura di viola cardinale, porpora, c'è un po' di tutto. Cioè tutto lo spettro del viola lo puoi trovare a casa, sì, Corvus. La lavanda, tutto. Anche oltre la lavanda, l'Alabama, ricordiamo che... Eh sì, Poi, ultimi aggiornamenti su solo ventilatori, ragazzi, come ultima notizia di oggi. Una delle notizie relativa al mondo tech che ha fatto più discutere negli ultimi tempi è l'annuncio da parte di solo ventilatori del ban in arrivo per la condivisione di contenuti destinati ad adulti, quindi parliamo di contenuti prono. Che cazzo è solo ventilatori? E OnlyFans. Ah! Una mossa che, considerata la forte ascesa del servizio, conta oggi più di 130 milioni di iscritti, non è immediatamente leggibile e va a sconvolgere il modello di business che stava decretando il successo della piattaforma. Ecco, proprio il fatto che solo ventilatori, o meglio OnlyFans, sia diventato quasi un sinonimo di contenuti sessualmente espliciti e di una certa modalità di monetizzazione è alla base del suo successo e anche di questa drastica inversione di rotta. A confermare questo sospetto ora è direttamente il CEO, Tim Stokely, che in maniera molto netta ha dichiarato in un'intervista al Financial Times quanto segue. Non avevamo scelta. Detta in poche parole, la ragione è questa: le banche. Perché, ripeto, ne ho parlato anche in un video che ho fatto, il motivo per cui c'è questa inversione di rotta da parte di OnlyFans è da ricercare in quattro fattori principali. Il primo è dovuto ai circuiti di transazione monetaria, cioè Stripe prima di tutti, e il costo che c'è sulle transazioni con Visa, Mastercard e compagnia. A questo il problema dei rimborsi, le richieste di rimborso nel mondo dell'industria per adulti sono altissime rispetto al mondo, diciamo, normale, dove nel mondo normale tra lo 0,5% e l'8% ha a che fare con gli rimborsi, nel mondo dell'industria per adulti è dell'1% e il costo delle transazioni, del contenzioso delle transazioni passa dai $30 ai $300, quindi se tu paghi un contenuto $5 e poi vai in contenzioso, quel contenuto di $5 ti costerà $300. Altro punto
sono la reputazione che le case come Visa e Mastercard hanno e non vogliono associare i contenuti per adulti. Terzo punto, oppure punto successivo, quindi quarto per il buon Gian, sono le leggi dei territori. Cioè ogni territorio ha le sue leggi, ha la sua tassazione, quindi i costi spropositati per creare servizi per la regione in base al costo dell'IVA, imposte dirette e indirette, regolamentazioni territoriali. Quindi una legge magari nel stato della Macedonia sarà differente dalla Francia, dall'Italia, dagli Stati Uniti. Questo, ecco, è una rottura di cazzo. Quarta cosa, o quinta in questo caso, scelta etica. OnlyFans ha deciso che fanno più gola a loro potenziali sponsorship di, cosa ne so, brand famosi già affermati che possono garantire contratti e flussi di denaro, e quindi vogliono lavorare nella direzione di ottenere, cosa ne so, contratti esclusiva con la Kim Kardashian di turno rispetto a un'altra persona, perché sono easy money, cash, che magari hanno a che fare con contratti annuali che garantiscono più soldi e quindi una visione a medio e lungo termine più concreta rispetto ad affidarsi solo ai creator che magari arrivano e hanno successo momentaneo o comunque in periodi di tempo minore. Quindi ecco, non è un mistero del tipo, cioè non è una cosa del tipo ah, adesso le tette non andranno più di moda, beccatevi questo. No, i motivi sono più radicati nel mondo che sta dietro le quinte. Tutto qua. Tanto bravo Bracca e bravo Scivo che hanno colto la citazione che stavo contando come Silvio Berlusconi e Salvini comunista, Salvini muore ammazzato, Salvini e quello è un altro no, vabbè, certo. Quindi ecco il motivo per cui solo Ventilatori farà questa sorta di repulisti, questo rivestirsi da ottobre in poi, ragazzi, ma tranquilli che già stanno nascendo alternative per i contenuti di quel tipo là. Sempre esistito. Eh sì, ragazzi, sì. Da che esisteranno le tette, esisteranno i modi per vendere le foto delle tette. Ma comunque, se ci pensiamo, accade già in passato con Tumblr, per motivi diversi, però scelte, diciamo, differenti, no? Yes, titties, I remember. Vogliono essere come YouTube prima dello smile del Coppa. Ah sì, dello smile del Coppa, esatto, perché vogliono fare contratti con tanti soldi. No, vabbè, il Coppa era anche perché vennero scoperte delle community di gente da merda che, diciamo, popolava il sottobosco di YouTube. Era molto inquietante quello che scoprirono. Ci sta, le tette sono molto belle, legit. Beh, a chi non piacciono le tette? Tumblr, che dopo 3 scelte è morto. Vabbè. C'è l'NFT, Tumblr non gliene fregava niente, cioè tu su Tumblr potevi letteralmente trovare GIF, cioè interi profili Tumblr soltanto di GIF animate porno, ma proprio porno, cioè non è un po' spinterello, perché lì non avevi bisogno di un account per poter visitare i profili di Tumblr, quindi ci poteva arrivare chiunque, cioè nel senso, cioè io potevo avere 3 anni e andare su Tumblr per cercare foto di Ben 10 e arrivare invece alla Rule 34. Ben ne prende 10, cioè Ben 10, Beyblade, no, quello non è Beyblade. Beh, però se ci pensiamo oggi, anche la piattaforma arancione ora è cambiata molto negli anni, secondo, soprattutto, ecco, anche lì c'è stato questa sorta di purga da parte delle carte come appunto Visa e Mastercard, per cui la stessa Valentina Nappi fece un video denuncia, sì, dicendo io non prendo più un euro dalla piattaforma arancione perché ora Visa e Mastercard hanno tranciato ogni tipo di collaborazione e accettavano criptovalute. Poi ora non so se hanno rivisto i termini eccetera, con anche dopo la pulizia dei contenuti non come posso dire non voluti sulla piattaforma, e quindi hanno rivisto un po' i termini di contratto. Però ecco, è stata anche questa una botta. Grazie gatta Soriana. Grazie a voi ho imparato e migliorato la mia recitazione, ho cominciato a masterare una campagna che ha preso un sacco di complimenti e cito sempre Gian dai tips. Brava gatta Soriana. Ora bisognerà imparare a parlare come il TTS, che è importante. Attenzione. Ma perché Visa e Mastercard stanno attuando queste scelte? Perché non gli conviene, perché a loro non conviene, uno, essere associati a quel tipo di contenuti, e due, i costi, i rischi nelle transazioni sono troppo alti per l'impegno che ci devono mettere. Ogni tanto mi chiedo a cosa serva tutta questa lotta alla pornografia, cioè, boh. Perché a volte non è solo pornografia, ma è anche quello che ne consegue. Cioè, nel senso, capisco la pornografia sbagliata del revenge porn, quello ok, però boh, non lo so. Gappu dice, però così è sbagliato, le banche non dovrebbero poter decidere chi pagare o no, che se un'attrice è porno, la babysitter, tutti sono lavori. Possiamo dire anche questo delle compagnie petrolifere, ma
la moneta regna sovrana. No, però in generale, ahimè, è un po'. È un po' una mreda. Corvis, c'è una notizia da parte tua? Sì. Vai. Eccoci qua. Allora, Saints Row, il reboot della serie, verrà annunciato alla Gamescom. Sembra che non ci siano dubbi che ormai siamo vicini al ritorno dei Saints in tutto il loro splendore, o per meglio dire, in tutta la loro sfacciataggine. Il tweet che viene condiviso dallo stesso Geoff non lascia scampo a nessun tipo di immaginazione. Inoltre, se si va sul sito di Saints Row, si viene reindirizzati a una specie di countdown che porta direttamente all'orario in cui ci sarà l'evento di apertura della Gamescom 2021. Ovviamente durante l'opening night live avremo modo di vedere tantissimi annunci e sicuramente il trailer di Saints Row spiccherà per colori e atmosfera. Sarà inoltre un ottimo modo per capire se Volition avrà dato una svecchiata al sistema del gioco o se rimarrà fedele a quell'open world un po' scansonato, per usare un eufemismo, che ha fatto sicuramente innamorare migliaia di giocatori sin dai primi capitoli della serie. L'ultima volta che abbiamo visto il titolo in azione è stato con l'espansione standalone del quarto capitolo. Ovviamente al momento non abbiamo più info a riguardo, ma saremo sicuri che durante lo show di Geoff avremo tanto di cui parlare. Ovviamente l'opening night sarà questa sera, quindi colgo l'occasione per seguirlo insieme ai ragazzi di Intel. Su, infatti stasera saremo in live per seguire comunque l'opening night, sperando non ci sia ancora Forza Horizon a dominare la giornata di oggi. La cosa appunto di Saints Row, ho seguito il loro account su Twitter, no? Stavo guardando un pochino le azioni, però c'è un po' di confusione, cioè nel senso non si capisce se sia... Sono qui. Ah? Sono qui per risponderti. No, perché da quello che non si è compreso esattamente, cioè non si capisce esattamente cosa sia secondo loro il reboot che vogliono fare, se un reset della serie da zero o un prendo ciò che di buono e facciamo un nuovo titolo che segue però che allora... so il follow up di tutto ciò che è già accaduto. Quindi cioè, è un reboot nelle meccaniche, è un reboot nella grafica, è un reboot nelle intenzioni, allora, è un reboot nella trama, è un reboot di tutto. Non si è capito. Allora, diciamo che non sono dei geni del marketing, come si è visto per Agents of Mayhem. Mamma che nonostante mia. Sfruttasse i Saints proprio per qualsiasi... cioè, c'erano tre personaggi che provenivano da Saints Row, il logo di Agents of Mayhem, il giglio dei Saints. Però nel marketing loro scrivevano, questo gioco non è Saints Row. Ah, e quindi nessuno lo ha comprato. Io sì, però vabbè, lasciamo stare. Comprerei anche una cacca col simbolo dei Saints, ma lasciamo perdere. In ogni caso, sì, hanno detto rebooting, c'è questa, se andate sul sito ufficiale di Saints Row, c'è questo graffito rebooting che riprende un pochino, se vedete dietro ci sono degli animali, tipo c'è un serpente, ci sono cose, vi potrei fare una roba alla Sabaku, ma lasciamo perdere. Che vanno a riprendere il classico. Ci sono i Saints e le tre gang rivali che dovrai andare a combattere nel gioco. Però in un altro tweet hanno detto non è un reboot, sarà un nuovo capitolo della serie. Ce l'hanno proprio detto loro. Ok. Quindi, raga, non si sa. Secondo me, sì. Una cosa che sarebbe fighissimo fare... è che, come sapete, non so se lo sapete, il codice sorgente del primo Saints Row è andato perduto. Quindi per questo motivo non abbiamo mai visto un remake, un remaster, non è mai stato ripubblicato su PlayStation 3, PC. Per quello non si trova. È anche impossibile da emulare perché ti va a 10 fps anche se c'è il computer della NASA. Purtroppo l'emulatore Xbox 360 ogni tanto fa cilecca. Quindi secondo me un'ottima cosa sarebbe rifare il primo capitolo, perché tanti non lo conoscono e ha una storia comunque molto bella. Per chi lo definisce soltanto una copia bootleg di GTA, mi dispiace perché si è perso un gioco con una bella trama comunque. Condivide soltanto un pochino il gameplay per una parte, sì, abbastanza grossa. È tipo però, sì. Il GTA più politically correct di tutti, ragazzi, è tanta roba. Più che altro, è per quello che è bello.
Il fatto è che a volte magari le persone interpretano proprio visivamente, magari leggendo rebooting pensano proprio al reboot del gioco, però rebooting se facciamo la traduzione significa anche riavviare, è come se una cosa spenta da un po' riaccende il PC, cioè potrebbe semplicemente voler dire ragazzi stiamo tornando, nemmeno il sto rifacendo da capo, perché accade anche con Cyberpunk all'anno, ti ricordi quando l'account Twitter riprese vita dopo tipo non lo so 5 anni di silenzio, una roba del genere, e quindi non vorrei che il loro rebooting sia del tipo ragazzi ci stiamo svegliando, dateci un attimo che adesso ne parliamo, non appositamente un rifacciamo da zero un gioco, perché il reboot, quando tu rebooti un PC non è che gli togli i componenti e ne metti nuovi, lo stai riavviando, cioè lo stai accendendo, riaccendendo, potrebbe essere anche semplicemente questo, quindi una convinzione del pubblico deviata da un'interpretazione malata di quello che c'è scritto su quel muro sul sito ufficiale. Non so. Boh, non lo so, perché, cioè, nel senso, non so se avete giocato il 4. Sì, un reboot è obbligatorio dopo. No, nel senso, il finale della storia, non so per chi lo conosce, per chi non lo conosce, diciamo che non lasciava spazio a un seguito, perché, insomma, finiva esplode un la terra? Po' così. Non mi ricordo. Sì, esplode nel primo capitolo la Terra. È vero, sì, ma non sono una simulazione loro, no? Sì, esatto, i Saints, quelli gli ultimi rimasti vivi, perché tanti sono crepati sulla Terra canonicamente, tipo sì. Matt Miller è morto, Oleg è morto. È vero. Cioè, sono rimasti sull'astronave. Cioè, non so perché hanno scelto di fare sta cazzata. Allora, te lo spiego io. Praticamente, in Saints Row 3, hanno deciso di uccidere uno dei personaggi più influenti della saga, i più amati della saga. Johnny Gat muore in uno dei primi filmati. Mm-hmm. La fanbase ha detto, ma che cazzo fate? E quindi hanno detto, dobbiamo fare un casino per farlo tornare. Ecco qua, Saints Row 4, Explained. Peccato, perché io il 3 l'ho trovato... Peccato, sì, piuttosto lasciatelo morto. Cioè, Lara, il 3 è bellissimo, è la remaster che hanno fatto su Epic, e secondo me è come si fa una remaster di quei giochi là. Cioè, è una remaster che contro cazzi, sì. Esatto, tanto bene. Il 4 è un 3.5, perché a livello estetico non è cambiato un cazzo. A livello di idee non c'è una sega di nuovo, se non sì, i superpoteri, ma quello è proprio il pretesto per cercare di fare una roba così. Quindi la gente si aspettava un gioco nuovo, ma in realtà già dai primi tre dicevano, vabbè, ma questo è un DLC. No, era proprio il 4. Ed è un peccato. Mm-hmm. Non so. Poi, vabbè, Jason Mayen è proprio prendere a calci la carcassa, secondo me. Prometheus che dice, non serve a niente la lotta generica alla pornografia, però gli USA sono stati fondati da una variante molto conservatrice a destra del cristianesimo, che con il razzismo e il puritanesimo ha creato questo clima velenoso. Infatti il luteranesimo è molto improntato a colpevolizzare i poveri, le donne, qualunque altra cosa per loro troppo a sinistra. Più che troppo a sinistra, troppo diversa da quello che sono loro, ovvero bianchi borghesi di buona famiglia e cristiani. Sì, molta gente che ha cercato la fortuna nel... cioè, i conquistatori americani erano appunto spedizioni, diciamo appunto, protestanti e simili. Poi molti degli americani sono stati poveri che cercavano una nuova vita nel nuovo mondo, ma che comunque arrivavano in un posto che è appunto figlio di quei colonizzatori. È un discorso un po' lunghino, però il fatto è che in America... è tutta una questione di facciata. Sì, cioè, poi sono tutti uguali. Di facciata io è più una questione dell'apparire. Poi magari dietro le quinte sono uno schifo e faccio veramente cagare. Ma l'importante è che qui si parla, diciamo, degli ambienti appunto borghesi americani. Io devo dare una buona impressione, il mio giardino deve essere pulito, si deve vedere che io e la mia famiglia andiamo in chiesa ogni domenica e roba del genere. È abbastanza terrificante. Però vabbè, tornando poi, perché questa era relativa alla notizia di OnlyFans, esatto, ragazzi, tornando alla questione di Saints Row, stasera scopriremo finalmente, io spero solo una cosa, Corvis, che non sia un filmato in cinematica di 10 secondi, vi prego. Ma allora, sì dai, di un minuto, speriamo, non no, so. Io voglio il gameplay. Io voglio vedere il gameplay. Ma guarda, magari ce l'hanno anche, nel senso, sono passati così tanti anni che potrebbero, cioè, nel senso, Saints Row 5 si vocifera da tanti anni. Da tanti, veramente tanti. Ma pure il film si vociferava, spero non lo facciano mai il film, perché quello sarebbe politically correct. Io non sono quella che dice cioè politically correct dappertutto, ma non me lo dovete mettere in Saints Row perché è bello così. È bello, no, perché infatti è brutto, cioè perché è sbagliato.
Sì, sì, sì. Comunque, ma infatti la mia previsione è che se lo fanno, se lo rendono da sbagliato a giusto, non vendono mezza copia. Quindi deve rimanere così. Spero esatto. Non sia troppo edulcorato. E la mia previsione è: rifanno il primo o fanno una cosa dopo il finale del 4. Minchia, tosto. Perché se vi ricordo, cioè adesso vabbè, vi faccio spoiler, tanto il 4 non è un gran bel gioco. Cioè mi sono divertita, ma è... Nel 4 praticamente ci sono i Saints che viaggiano nel tempo per andare a recuperare tutto quello che deve essere recuperato. Quindi magari può essere una cosa del genere, però secondo me va un po' a fanculo l'open world in questo caso, dove viaggiare per le epoche. Quindi a me piacerebbe vedere un reboot del primo capitolo, cioè rifatto proprio da zero, con anche il boss donna se possibile. A me basterebbe che tengano tutte le cose fighe del 3, ci mettono la distruttibilità ambientale tipo Unreal Engine e poi le figate delle nuove generazioni, fine, a posto così. Sì, comunque il 3 con è perfetto. Tutto il casino. Vabbè, ma ragazzi, God of Hell era ambientato da un'altra parte, comunque bello, l'ho giocato soltanto una volta però. No, però beh, ma... sì, cioè, spero sia un gioco dove c'è Johnny Gat, ragazzi, perché se c'è una citazione del gioco che mi piace è che non c'è boss